Allora, mi fai partire il microfono? Accesa. Allora, innanzitutto che stanno buttando giù consigli medici l'un con l'altro, perché a questo Willy è rimasto un elefante nell'occhio. Sì, no? sì, un fenicottero nell'occhio. un fenicottero rosa come la camicia di Valerio stasera. Ecco, bene. Allora, stasera grande puntata, c'è una sorta di cambiamento, la serata durerà molto di più, durerà mezz'ora in più, perché Valerio, tra virgolette, ci ruverà la prima mezz'ora. Io l'ho aperto adesso. Allora, presentiamo innanzitutto gli ospiti. Accanto a me, Francesco Trini. Prendete un po' di microfono, ragazzi. Lorenzo Mencaccini, sempre in ottima forma, sempre qui. Dove sei venuto stavolta? Funziona il microfono? Sì. Buonasera a tutti. Questa sera da Città di Castello. Ah, okay. Quindi abbiamo cambiato itinerario. Comunque siamo sempre qui. Grazie per l'invito. E buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sempre più numerosi, penso, no? Infatti poi ora venerdì prossimo vi farò anche un elogio e poi una cosina ho preparato per voi. Ah già, c'è venerdì. Sì. Poi abbiamo sempre alla mia sinistra Riccardo, detto anche, posso dirlo? Tanto mica ti offendo. Certo, no, il servo pastore di Servo pastore, perché in ambiente di mostri è bene essere in incognito. Esatto. Servo pastore, sì. Bene, buonasera. Griezmann, che sta facendo le parole crociate, non so che sta... No, ma le che sta facendo? Sto lavorando mentre... Buonasera a tutti. Ecco. Luca Scuffi da Prato, Luca Marri. Mirri, sbaglio sempre. Mirri. E poi abbiamo il dottor Scrivo. Buonasera Valerio. Allora, il cambiamento consiste in questo. Adesso Valerio prenderà il microfono per circa 10 minuti e ci dovrà dire le cose, perché ci teneva tanto a puntualizzare su un discorso. Ora capirete quale. A me, io già lo so, però voglio lo scopriate piano piano. Allora, il microfono do a Valerio Scrivo, poi ascolteremo anche un brano che... non è una canzone, ma un brano... No, un contributo, Valerio. Sì, ma la... funziona questo microfono? A me pare si sente. No, si sente. Chi è Diego Migali, l'attore? Migali. È Diego Migali che ha recitato questa cosa scritta da Valerio, che è stata modificata, è stata preestrapolata, modificata, giusto? Sì. Rielaborata. Sì. Bene, Valerio, il microfono è tutto tuo e noi ascoltiamo. Vabbè, io non voglio togliere spazio. No, ascolta, lo spazio amici. Non lo togli, perché gli ho dato mezz'ora in più dopo, quindi non c'è, non c'è va problema. Bene. Io volevo solo parlare brevemente della fantasia nelle indagini, se la fantasia è importante, se piuttosto che aiutare... Vado? Scusa, lo esageravo io, vai. Se piuttosto che contribuire a risolvere i crimini, semmai li può intorbidire ancora di più... Per indagini intendo anche indagini storiche, scientifiche. C'è bisogno o no della fantasia? Stasera si parla di Baccaiano, giusto? Sì. Ecco. Baccaiano, sicuramente parleranno, perché io non parlerò, dei 9 colpi sparati. E di questi 9 colpi non riusciamo a dare un senso né logico né cronologico. Per cui non si riesce a capire bene se Mainardi ha spostato la macchina, se l'ha spostato il mostro, se il mostro si è messo in un secondo tempo sulla macchina. Non riusciamo a capirlo tutto questo, perché non riusciamo a dare un senso a questi 9 colpi di pistola. Non sappiamo qual è stato il primo, non sappiamo qual è stato l'ultimo, non sappiamo se i fanali sono stati colpiti fra il quarto e il quinto colpo, in questo caso sarebbe Mainardi ad averla spostata, o fra l'ottavo, o siano stati gli ultimi, l'ottavo e il nono. In questo caso ci vuole la fantasia. Bisogna avere una buona fantasia per ricostruire un crimine. Un'altra dinamica che non viene, che non riusciamo a capire, è quella del 74. Perché non si riesce a capire se l'aggressione è venuta dal lato del guidatore o dal lato del passeggero. Mi pare che ci sia una discussione proprio in questo momento. Io la vedo così, giusto per spiegarvi cos'è la fantasia. Siccome i radioascoltatori non possono vedere, quindi suggerisco, se vogliono, di prendere il cellulare e di girarlo dal lato della telecamera, così questa serve la macchina. E loro devono vedere la macchina come se da dietro, perché la telecamera è la parte anteriore. E poi mettete una penna a fianco all'auto, al cellulare. Ora, qual è il problema del 1974? È che noi abbiamo
L'attacco ufficialmente è venuto dal lato di destra, sì, dal lato di destra, dal lato del passeggero. Però abbiamo il finestrino del lato del conducente che è stato infranto, ma pare che i vetri siano all'esterno della macchina e non all'interno. Perciò un colpo dall'interno verso l'esterno sarebbe. Questo è stato detto. Però la stranezza è che i bossoli non li ritroviamo però dal lato del passeggero, li ritroviamo dal lato del conducente. E dove li ritroviamo? A sinistra della vettura invece che a destra. Sì, esatto, li ritroviamo sulla ruota posteriore del conducente. Quindi, se io metto questa penna, cosa congiunge? Congiunge i vetri, la parte anteriore della penna, ai bossoli. Sì, lungo questo segmento. In effetti, come dicevi anche tu Luca, sembra un po' strano che questo spara 5 colpi dal lato del passeggero e li ritroviamo però tutti dal lato del conducente. Zuntini in questo caso secondo me usa la fantasia, anche se lui dice di aver fatto un esperimento però, e non so se questo esperimento qualcuno lo mette in dubbio se possa mai essere stato fatto. Io lo vorrei ripetere addirittura per vedere se è possibile fare una cosa, l'ho proposto, sulla tua macchina, vabbè. Per vedere se è possibile sparare dal lato del passeggero. Lui pretende, cosa dice? Avendo aperto lo sportello, i bossoli espulsi rimbalzano sul finestrino che è chiuso del passeggero, rimbalzano praticamente, saltano sulla capote e vanno a finire tutti e 5, sì, perché sono in rapida successione, quindi sì, comunque tutti e 5 lì li ritroviamo. Allora io ho pensato, non è però allo sì, stesso però tempo devi fare un salto di quasi 2 metri, Forse rimbalzano, sai, rimbalzano sulla capote, non lo so, infatti è un po' strano. Però è anche strano perché Zuntini non ha fatto da solo questa perizia, l'ha fatta insieme ai medici legali, quindi è stata un po' guidata da loro, e secondo me sono stati loro a dire: guarda, il ragazzo doveva stare in questa posizione, cioè su Stefania, quando lui ha attaccato. Poi non solo, lui ritrova all'interno del sedile del guidatore un proiettile che non era stato trovato, lui ci mette un tramite dentro e vede che proviene dal lato del passeggero, quindi sembrerebbe che lui, in base alle ferite ha ragione, però in base ai bossoli in effetti non sembrerebbe abbia ragione. Dimmi. Aspetta, posso? Sì, sì, è acceso? Sì, è acceso ma non si sente. Aspetta. Dicevo, per dare contro alla mia idea, che invece io propendo per la sinistra, ma ce n'è anche un'altra, oltre ai boss, oltre al tramite che Zuntini dice venire da destra sul sedile del passeggero, ci sarebbe un colpo alla base del sedile di destra che pare si sia frammentato e che abbia colpito la ragazza sul fianco, in basso, quindi non poteva provenire effettivamente da sinistra, quindi mi sto dando contro, c'è anche questo colpo, te lo metto insieme perché giustamente c'è anche questo aspetto. Cioè, quindi abbiamo, diciamo, contraddizioni, potrebbe essere tanto da destra quanto da sinistra. Però io ho pensato di fare anche un gioco di magia come l'ha fatto Zuntini. Sì, se io e ti spari alla macchina. No, faccio una cosa molto seria. Se io giro di 90 gradi la macchina, se io la giro di 90 gradi, a questo punto io mi trovo, anzi, non forse dovrei girarla, insomma, mi ritrovo sulla stessa linea, quindi diciamo, ecco, no, ho detto bene, qui ritrovo i vetri e qui posso ritrovare i bossoli. Intendo dire, non è che c'è stato un errore che ha potuto sbagliare, perché mi rendo conto, perché lui ci è arrivato un mese dopo, se non erro lì, o 2 mesi dopo addirittura, un mese e mezzo mi pare. Parla al microfono, sì, ma scusami, lui è stato, si dovrebbe sentire. Funziona? Sente? Funziona. Che colore è? Grigio, aspetta. Aspetta. Pronto? Vai. Sì, dicevo, ma non volevo interrompere Valerio, è soltanto, ha ragione, cioè nel senso ci sono tanti aspetti. Lui, la perizia viene disposta un mese dopo e in maniera un po' irrituale il perito dopo 6 giorni dà un'anteprima.
perché dice, vabbè, visto che le indagini sono in corso, vi do un'anteprima. L'anteprima è questa, e sostanzialmente dice quello che già sono presenti questi elementi qua, perché lui aveva chiesto 50 giorni per la perizia, quindi dopo 6 giorni è un'anteprima. Però nessuno in realtà, noi sappiamo che nel 74 i bossoli vengono reperiti il giorno dopo, mi pare, o comunque la macchina non c'era già il giorno più. Dopo, sì, il giorno dopo, la macchina non c'era, quindi quando dicono i bossoli si trovavano qui, bisogna pensare che si trovavano qui in base a quello che pensavano fosse la posizione dell'auto, non sono state prese delle misure precise, l'auto non c'era più. Quindi anche da questo punto di vista è difficile riuscire a tirar fuori qualcosa di concreto, e purtroppo alla fantasia bisogna davvero farci ricorso, perché su questo delitto sono stati commessi tanti, chiamiamoli errori, ma insomma non abbiamo tante certezze. Quindi com'era la posizione della macchina? Non lo sappiamo. Esattamente non lo sappiamo. Perché non so se lui non ricordo se nella perizia lui spiega come era posizionata la macchina, non mi ricordo questo, non la spiega. No, dice che sono stati trovati i bossoli entro un metro quadrato dalla ruota posteriore sinistra, ma che noi ripetiamo. Io personalmente, e come altri, si può pensare che il vetro in terra possa, e forse la traccia, perché aveva piovuto da poco, dello pneumatico insieme alle fotografie possano aver fornito un minimo di riferimento, ma chiaro che non c'è l'auto, quindi io non ho un metro, come si mette il cartellino e dice questa sta a 35 centimetri, questo non c'è, almeno l'auto era stata già rimossa. Zuntini torna un mese dopo col metal detector perché dice ma io rilevo 11 colpi, secondo lui erano 11. Sì, però non sono stati trovati. Però non l'ha trovati, ma dopo un mese... era difficile. Scusate, ma non dovevi parlare solo te, se no inizio la cosa, ne faccio parlare gli altri. No, mi stava interpellando. Infatti io mi fermo subito. No, era semplicemente, ho fatto una domanda. Finisci di parlare? No, finito. Sennò poi, allora va. Vabbè, era per dire che Zuntini usa, non so se usa, diciamo, un'esperienza, nel senso che fa un esperimento, oppure usa la fantasia in questo caso. Io ritorno un po' alla storia di Natalino, perché il contributo audio di questa sera parlerà proprio... Che va ascoltato. Parla, anzi, forse se lo mandi così... Allora guarda, si va in fascia pubblicitaria e si rientra direttamente col contributo. Sì, sì, diciamo che è legato però non a Baccaiano, ma è legato alla storia di Natalino. Infatti, poi tanto si capirà perché. L'ho ascoltato, in effetti è impressionante. Soprattutto il primo spezzone è veramente quello, cioè sì. Corrisponde in toto con la storia che sarebbe quella di Natalino, in parole povere. Si va in fascia pubblicitaria e poi si rientra col contributo di Valerio Scrivo. Dal blog serialkillerandelitti.com. Testo rivisto e adattato per la radio da Valerio Scrivo. Voce narrante Diego Migali. Bambini sopravvissuti. Sabato 3 gennaio 2015. La figlia del disastro. Sono le 17:55. Il sole è già tramontato da un'ora. Un piccolo velivolo, un Piper PA-34, segnala alla stazione di controllo aereo dei problemi col motore. Pochi secondi dopo si perde ogni contatto radio. L'aereo infatti è precipitato, uccidendo il pilota Marty Gatzler, 48 anni, sua moglie Kimberly, 46, la loro figlia Piper, di 9 anni, e la cugina Sierra Wilder, di 14. Erano originari di Nashville, Illinois, ma stavano sorvolando la contea di Lyon, in Kentucky. In quell'inferno di lamiere e sangue c'è un'unica sopravvissuta, la figlia minore, Sailor Gazler, 7 anni. Dopo il primo shock, la bambina è riuscita ad emergere dai rottami. Ferita, scioccata, infreddolita, è riuscita a sgusciare fuori.
Addosso aveva solo una maglietta a maniche corte, dei pantaloncini e niente scarpe. In breve si è resa conto di cosa fosse successo. 7 anni di vita le sono bastati per capire che non poteva restare lì, accanto ai cadaveri straziati delle persone che avrebbero dovuto proteggerla. Ha scelto di allontanarsi, di cercare aiuto, anche se era scalza, anche se era al buio. Ha camminato per circa 1,6 chilometri attraverso la boscaglia, fra tronchi caduti e una fitta sterpaglia pungente, ad una temperatura che sfiorava gli 0 gradi. Ci ha messo 40 minuti, il doppio del tempo normale. Ha camminato finché in lontananza tra gli alberi non ha scorto una luce. Allora si è girata in quella direzione e l'ha mantenuta fino a quando non si è resa conto che si trattava di una casa. La luce proveniva dalla villetta di Larry Wilkins, un pensionato di 71 anni, che per fortuna si trovava al suo domicilio in quelle ore. La zona non è molto popolata. Se la luce fosse stata spenta, Sailor avrebbe potuto perdersi nel bosco e, viste le temperature, presumibilmente non superare la notte. Raggiunta la porta, Sailor ha bussato. Quando è andata ad aprire, Larry si è trovato davanti una bambina, col naso e le braccia sanguinanti, che tremando gli ha detto: «Mamma e papà sono morti. È stato un incidente aereo. L'aereo è girato sotto sopra». Larry ha notato che la bimba indossava un solo calzino. L'ha fatta entrare al caldo, ha chiamato i soccorsi e intanto le ha lavato sommariamente il viso insanguinato. Un polso era rotto. Il luogotenente Brent White, giunto sul posto, ha riportato come, nonostante tutto, la bambina apparisse calma e coerente, aggiungendo: «Ci ha raccontato l'accaduto, compreso il suo tragitto dentro la boscaglia. Ha oltrepassato un terrapieno e il letto di un ruscello. Un territorio veramente molto, molto difficile. Alberi caduti, salite e 2 fossati. Non certo pensati per essere attraversati da una persona a piedi, per di più una bambina, per di più a piedi nudi, per di più di notte». Le indicazioni della bambina hanno permesso ai soccorritori di raggiungere il luogo dell'incidente, il quale era praticamente passato inosservato a chiunque. Sailor è stata ricoverata nell'ospedale vicino e medicata, e già il giorno dopo è stata dimessa e affidata alle cure dei nonni. 2 anni dopo è stata ufficialmente adottata da una sorellastra maggiore e integrata così in una nuova famiglia. Marzo 2017. Sola soletta contro i lupi e il gelo. Ci sono angoli di terra dove si vivono ancora le favole, come la sperduta regione siberiana di Tuva, al confine con la Mongolia, dove una bimba di 5 anni di nome Saglana Salshak, berretto rosso in testa e una scatola di fiammiferi in tasca, per aiutare i nonni ha attraversato tutta sola, in una notte fredda e buia, un bosco infestato di lupi e, immancabile lieto fine, un po' piccola fiammiferaia e un po' cappuccetto rosso. È sopravvissuta al gelo e agli animali feroci, una favola a cui la popolazione di Tuva ha già dato un nome tutto suo: la piccola eroina della taiga. Un padre del quale non hai ricordi, la madre 31enne Eleonora, costretta ad allontanarsi per lunghi periodi da casa con il patrigno per sostenere tutta la famiglia. Saglana viveva con i nonni a Saldanbeldir, 40 chilometri dal centro abitato principale Kungurtug, un piccolo villaggio incuneato tra le montagne, sprofondato nella fitta taiga popolata da animali selvaggi. Una mattina di marzo, appena sveglia, la piccola ha chiamato come sempre la nonna 60enne. Ma era fredda e immobile e non rispondeva. Si è precipitata dal nonno Barbak, totalmente cieco, che, compresa la fatalità e trattenute le lacrime, le ha detto di andare nel vicino villaggio di pastori e chiamare i medici. A causa della cecità l'uomo non si era reso conto che fossero le 5 del mattino, che quindi era buio pesto e che fuori ci fossero 34 gradi sotto zero. La piccola è uscita di casa senza portare con sé nulla da bere o da mangiare, solo una scatola di fiammiferi da usare per accendere un fuoco o far luce.
ha imboccato una stradina e si è messa a seguire le tracce ancora visibili della slitta dei vicini che erano stati lì in visita qualche giorno prima. Sapeva che l'avrebbero portata alla loro abitazione, dove finalmente riferire che la nonna non si muoveva. I vicini avevano un telefono e avrebbero potuto chiamare qualcuno. Saglana ha percorso in 3 ore gli 8 chilometri di insidiosi sentieri innevati che correvano lungo un fiume ghiacciato, a rischio di incontrare i lupi, che in quelle regioni sono soliti aggirarsi e minacciare il bestiame. Faceva freddo e avevo fame, ma non ero spaventata. Ho solo camminato, e alla fine sono arrivata, ha raccontato ai giornali la bimba. Nell'oscurità ammantata dalla neve stava però per superare la casa dei vicini. L'hanno avvistata loro. I medici, chiamati d'urgenza, non hanno potuto fare altro che constatare che la nonna era morta d'infarto, mentre la piccola stava bene. La storia ha commosso tutti gli abitanti della taiga, di solito non facilmente impressionabili, abituati come sono alle situazioni estreme. I villaggi vicini l'hanno inondata di regali. La protezione civile le ha conferito un'onorificenza per il coraggio e il capo del team di ricerca e salvataggio di Tuva, Semen Rubtsov, ne ha lodato con la stampa locale l'istinto di sopravvivenza. Conosceva la strada e ha tenuto un buon passo. Era coperta bene con pelle di capra e stivali felpati e si è comportata da professionista, portando i fiammiferi in caso di bisogno. Il pericolo maggiore? I lupi che infestano il territorio. Nel buio sarebbe potuto facilmente incappare in un branco, ma i figli di pastori, ha concluso Rubtsov, sono più preparati alle situazioni estreme rispetto ai bambini che vivono in città. Imparano ad andare a cavallo non appena iniziano a camminare. Non temono le grandi distanze e conoscono i pericoli. Oltre al dispiacere per la morte della nonna, per la bimba non ci sono stati gravi traumi, eccetto una generale ipotermia che però non ha messo a rischio la vita di Saglana. Agosto 2018. Piccoli pedoni sulle autostrade. Un bambino di 3 anni è stato notato dagli automobilisti mentre camminava da solo lungo una strada di Little Rock, Arkansas. Chiamati i soccorsi, il piccolo non è stato in grado di spiegare perché fosse senza genitori né indicare il suo indirizzo o dire il suo cognome. La polizia si è trovata costretta a pubblicare la sua foto su Facebook, nella speranza che qualcuno lo potesse riconoscere, cosa che in USA non sempre è scontata. Soprattutto per i bambini piccoli, esistono casi nei quali nessuno ne ha denunciato la scomparsa e non si è mai capito chi fossero. Probabilmente figli nati in situazioni di grande disagio o sottratti illegalmente al coniuge. Nel giro di poco tempo si è scoperto che il suo nome era Kailen e che nessuno aveva notizie di sua madre, la 25enne Lisa Holliman, da giorni. Le ricerche si sono intensificate finché l'auto della donna non è stata ritrovata schiantata in fondo ad un burrone. Fuori, tra gli alberi, è stato rinvenuto il suo cadavere, sbalzato fuori dall'impatto e dalla pendenza del terreno. L'esame autoptico ha rivelato che era incinta di 4 settimane. Sul sedile posteriore c'era un altro bambino ancora legato al seggiolino, il fratellino minore di Kailen, di appena 1 anno, il quale è riuscito a sopravvivere per 2 giorni, per fortuna illeso, ma sotto shock e gravemente disidratato. L'interno dell'auto in quei giorni ha raggiunto i 30 gradi. Se fosse stato leggermente più caldo, non sarebbe sopravvissuto. Insomma, il piccolo sarebbe morto se suo fratello Kailen non fosse riuscito ad aprire il proprio seggiolino, uscire dal tetto aperto dell'auto distrutta, risalire da solo il dirupo fino alla strada e camminare da solo lungo la carreggiata. Senza tutta questa serie di azioni, l'auto, a causa del forte dislivello, non era visibile dalla carreggiata, per cui non sarebbe stata ritrovata per giorni e giorni, forse settimane, segnando così la sorte dei 2 fratellini. Erano le 8 del mattino del 22 dicembre 2018, quando Irena Ivic vide qualcosa di scioccante davanti al suo autobus.
un bambino smarrito stava vagando da solo su un cavalcavia dell'autostrada a sud di Milwaukee. La piccola, che sembrava avere meno di un anno, era a piedi nudi e indossava solo una tutina e il pannolino. Irena fermò il mezzo, attraversò la strada trafficata, prese in braccio la bambina che piangeva e la portò in salvo sul proprio autobus. Mentre la donna chiamava i soccorsi, un passeggero dell'autobus si tolse il cappotto per avvolgervi la bambina infreddolita. La piccola, infatti, stava andando in ipotermia dopo aver passato chissà quanto tempo fuori a temperature gelide. Irena consolò la bambina terrorizzata che di lì a poco si addormentò tra le sue braccia. Vigili del fuoco, agenti di polizia e addetti alla sicurezza del traffico sono arrivati sulla scena subito dopo. La piccola era infreddolita e spaventata, ma per fortuna del tutto illesa. A quanto pare, la piccola era per strada perché la madre, che soffre di disturbi mentali, quella mattina l'aveva semplicemente presa e chiusa fuori casa. La bambina in seguito è stata affidata alle cure del padre. Questo è il nono caso di bambino smarrito scomparso ritrovato da un autista di mezzi pubblici di Milwaukee negli ultimi anni. Avete ascoltato Bambini Sopravvissuti dal blog serialkillereddelitti.com. Testo rivisto e adattato per la radio da Valerio Scrivo. Voce narrante Diego Migali. Io volevo ringraziare Diego innanzitutto perché certo, sì, per avrei dovuto leggerlo io, ma lui è un attore, ho preferito farlo fare a lui. Un attimo, devo premettere una cosa, mi hanno scritto un sacco di persone, ma non c'è la trasmissione, si sente la storia di una tragedia familiare, eccetera, eccetera. Ragazzi, l'abbiamo detto fin dall'inizio, se non avete ascoltato fin dall'inizio non potevate capire che era un contributo di Valerio dove si spiegano alcune cose, bastava ascoltare attentamente invece di mandare forse messaggi. Forse sono collegati dopo. Esatto, va bene. Valerio, vuoi... Sì, chiudo solo... Vuoi chiudere, sì. Avete sentito quattro storie di quattro bambini che sono riusciti a salvarsi da sé praticamente, finché non hanno trovato qualcuno che li ha aiutati. Chissà chi la prima ferito. Storia è sembra la storia di Natalino Mele. Sì, questa è la fotocopia. Sì, è quasi la fotocopia. Quando si dice che Natalino appena giunge, la prima cosa che dice sono la mamma e lo zio sono morti, come se fosse avesse recitato qualcosa. Questa bambina dice la stessa identica cosa. Sì. Questa bambina segue una luce come ha fatto Natalino. Questa bambina dopo due giorni è in perfette condizioni, sembra che non abbia nessuna emozione, come Natalino Mele. Poi Natalino rispetto a questa bambina è stato molto più agevolato perché innanzitutto non era zero gradi, era una notte di agosto, non era nella foresta ma c'era comunque una strada che lui, come questi, tutti questi bambini, che in qualche modo l'esperienza l'hanno avuta di notte perché i bambini di notte ci vedono, hanno una buona vista, anche noi ci vediamo, ma io a una certa età forse non ci vedo più come una volta, ma i bambini di notte riescono a vedere. Natalina aveva una strada piena di ghiai, quindi secondo me rifletteva un po' questo il biancore della strada, quindi secondo me è stato molto più agevolato rispetto a questa bambina. Poi se pensiamo all'altra di 5 anni, Natalina aveva quasi 7, che si fa 8 chilometri di notte a 34 gradi sotto zero, quindi intendo dire, non è che Natalina ha fatto qualcosa di sovrannaturale, ha fatto una cosa che avrebbe fatto chiunque, diciamo forse... abbastanza normale. Normale no, perché no, la situazione non è però, normale, però penso che l'istinto di sopravvivenza li ha spinti a cercare il riparo. Esatto. Aspettate un attimo, sì, ora Francesco voleva intervenire, facciamo intervenire Francesco, le telefonate. Prego. Ah, buonasera a tutti, ne approfitto anche per segnalare a eventualmente ai miei familiari all'ascolto che mi si è scaricata la batteria del telefono, quindi non so, torno ecco. A casa alle 1. E poi se possibile, giusto per non lasciar cadere, perché appunto magari dopo cominciamo a parlare di Baccaiano, questa era una cosa inaspettata che mi sembra un documento interessantissimo, a parte ben, a mio umile parere molto ben scritto e molto ben recitato, però credo che Valerio, che dobbiamo attribuirla a Valerio anche se con un'altra voce, ci venisse a proporre una serie di casi veramente che noi non conoscevamo, che almeno io non conoscevo, che è di cronaca, che sono sempre utili per la comparazione, magari non devono essere assolutamente referenziali, però... E dico, ci presenta random, 4 casi, ce ne saranno 40 e si concentrava negli ultimi anni, perché vai a vedere gli anni 60, 70, 80, la voglia, ci ha fatto vedere che negli ultimi 2 anni, noi lo sappiamo, ci sono 4 casi che
propongono delle situazioni assolutamente comparabili, non l'hanno specificato, molto stiloso, ma ritornava questo modello di Natalino qui là, ha detto Valerio, la prima proprio lo ricorda, ma in ognuno dei casi ti fa vedere delle tipologie in situazioni anche più estreme di quella di Natalino, perché Natalino è stato preservato dagli spari, ha avuto uno shock emotivo, la bambina che è sopravvissuta sull'aereo non è uno shock emotivo, è tutta una serie di cose, di fattori cazzo biologici e tutto, cioè l'ipotermia. La bambina ha visto i genitori morti affettati, sì, dalle lamiere, ma quello è molto più traumatico, cavolo, vero? Molto miseria, dai. E quindi dico, però Valerio ci viene sempre a portare il problema di noi, almeno io che stavo riflettendo mentre ascoltavo, dicevo io, la mia convinzione di Natalino sia stata accompagnata è per come io ho recepito il racconto della storia del mostro, non è che ero lì, quindi mi si sono stratificate le cose, io fatico a credere che Natalino sia tornato solo, però ci viene sfacciatamente, c'è un problema Valerio, andrebbe ammazzato, nel senso risolveremo molti problemi, perché e ci pone il problema, ci pone sto problema, quattro casi random, l'unica cosa di cui sono certo è che questi quattro casi sono 4 su 4.000, perché ce l'ha dimostrato facendoci vedere 2017, 2018, 2018, quindi in un mondo tecnologico digitalizzato dove il bambino perduto è molto meno sperduto del bambino sperduto negli anni 60, 70 e 80, e quindi dico, pone un problema come al solito, un problemone che ci dimostra che, ecco, forse è un nostro convincimento, forse un bambino anche di uno o due anni può fare 2 chilometri senza morire, e se ne ha 6 può anche suonare un campanello e dire, oh, non so, boh, tirami su. E insomma, ecco, quindi volevo, scusate la faccia lunga perché mi piace parlare, parla. Sindrome comiziale. Volevo solo ringraziare Valerio per il problematicissimo documento, problematicissimo, che ci pone dei problemi, che ci continua seriamente, documentatamente a dire, ehi ragazzi, bambini di anche meno di 6 anni hanno da soli, sono riusciti a fare anche cose più difficili di Natalino in contesti più problematici, e cioè solo negli ultimi... Beh, se te pensi 8 km a 34 sotto zero... E ho capito, non so neanche citare perché l'ho sentito solo una volta, dovrei, per poter controbattere, dovrei studiare bene, ma già solo quello siamo riusciti a graspare... E ci pone questi, ci fa, oh, è successo, quando parlava di lupi anch'io leggo queste cose spesso, vado a cercare questi casi, ecco, è proprio così. Devo precisare che la ricerca non l'ho fatta io, mi è stata suggerita da, diciamo, da una ragazza. Onore a lei se la vuoi menzionare. Sì, perché... No, non vuole essere menzionata, okay. Se no l'avrei menzionato perché se lo meriterebbe, perché io personalmente ho cercato delle situazioni, non sono riuscito a trovarle, e poi mi ha mandato questa pagina di un blog italiano, tra l'altro viene citato nell'altro, lo voglio citare. Esatto. Io invece sto cercando un'altra cosa, sto cercando video dove si vedono delle persone che dormono nel caos, al mare, in treno, a una festa, bambini, per dimostrare che forse Natalino non ha sentito i colpi di pistola. Quindi l'altro contributo che chiedo... Mi sono addormentato durante un concerto di Ligabue. Vedi? È normale, normalissimo. Nel mezzo del concerto, cioè secco, palazzetto dello sport. E perché ti sei addormentato? Perché ero stanco. Vedi? È tutto lì. Va bene. Magari non ti piaceva la musica? Rispondiamo un attimo. Va bene, io ho finito. Vi ringrazio e mi dispiace per avervi fatto. Ma mi sembrava invece, cosa dite voi? Cosa dite voi? La sintesi di questa serie di casi è: allora, Natalino può essere tornato. Silenzio, abbiamo telefonato. Pronto? Sì, pronto. Sono Leonardo dall'Ardenza, Livorno. Buonasera. Buonasera. Volevo parlare col dottor Valerio Scrivo. Valerio, vogliamo parlare con te. Prego. Ero distratto. Allora, volevo fare una domanda un po' al dottore, ma. Per quanto riguarda il profilo psicologico del mostro. Pronto, dottore? Sì, ti sento, non ho capito... Si sente? Il profilo psicologico, cioè vuoi sapere il profilo psicologico del mostro? Penso che no. Ci vuole... No, perché mi domandavo se... Siccome secondo me era una persona molto metodica, questa qui, che insomma, quando prendeva gli appuntamenti ci andava via. Lei che pensa? Appuntamenti col delitto, intendi dire, presumo. Pronto? Che tipo di appuntamento stai vuoi dire dicendo? Quando decideva cioè di... professionale o cosa? Appuntamenti in generale, insomma, quando uno cioè manteneva la parola, mi sembrava un uomo di parola nonostante tutto. Allora, e ora dire fare il profilo psicologico non è la trasmissione giusta, non è la mia trasmissione, e ci vorrebbe molto tempo, però
se vuoi sapere come la penso io, secondo me questo era un tipo nella vita di tutti i giorni, doveva essere un ossessivo compulsivo, secondo me, cioè uno molto ordinato. Sì, se gli davi un compito te lo sapeva eseguire, perché almeno da quello che si deduce dalla scena dei crimini non sembra una persona che non sappia quello che fa. Però questo è proprio un sunto, non mi addentro, perché tra l'altro io non sono neanche uno psicologo, uno psichiatra, quindi faccio delle deduzioni basandomi su quello che ho studiato io. Comunque grazie per la domanda. No, secondo me è così, cioè era una persona che quando diceva una cosa la manteneva anche, diciamo, insomma è una cosa un po' particolare secondo me, via. Sì, sì, se posso fare un paragone, senza offesa per Francis che è qui, diciamo che è una persona che io non la vedo assolutamente come un Pacciani, ecco, perché Pacciani era una persona molto disorganizzata, lo dimostra nel delitto che ha compiuto. Oddio, uno si può anche organizzare in un secondo tempo proprio perché ha avuto questa esperienza, potrebbe essere andata così. Però ripeto, l'argomento stasera è un altro, quindi non mi dilungo. Se l'argomento è un altro, allora... Sì, è baccaiano, cioè io sono un ospite, un ospite degli ospiti, quindi non voglio approfittare. Va bene, via. Ciao. Grazie. Saluto tutti gli ospiti e mi raccomando, ciao. Quando vi invitano a cena andate, cioè andate e fatti. Va bene, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, scusate... Non ho capito che ha detto, se mi invitano a cena. Ciao, andateci. Certo, adesso va a Sino. Francesco, prego. No, volevo solo ribattere, se possibilmente, polemicamente a Valerio. No, dicevo, sì, ovviamente il caso di Tassinaia ci presenta ovviamente un ragazzo ancora giovane. Può darsi che magari, per la visione paccianista, se lui maturasse e diventare il mostro, è un percorso che lui attraversa durante 14 anni di carcere, con una serie di revanchismi, perdendo i suoi 20, 30 e 40 anni, uscendo a 40 anni, che gli è stata tolta la... Quindi no, ecco, sì, però purtroppo sì, a Tassinaia è un caso ultra disordinato. Chiameresti disordinato anche uno di Rabatta? Nella mia intervista hai detto sì e no allo stesso tempo. No, per me non è un disordinato. Lo vuol far credere? Sì, lo vuol far credere. Oh, abbiamo una telefonata. C'è l'elemento, ok. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Michela. Ciao Michela, buonasera. Michela, ciao. Ciao. sono un po' emozionata, comunque faccio lo stesso le domande. Puoi alzare un po' la voce? Sì? Mi sentite? Sì. Mi sentite bene? Sì, ora sì. Io sì. Allora, dopo aver sentito il contributo del dottor Valerio Scrivo, comunque penso che quei fatti accaduti a quei bambini siano un po' diversi. Perché comunque a Natalino Mele è stata uccisa la madre. Questi bambini hanno subito invece dei traumi diversi. Cioè sì, hanno visto genitori morti, però non uccisi così, come è stata uccisa la mamma a Natalino Mele. E volevo che mi rispondesse il dottor Scrivo. Va bene. Io ti rispondo dicendo che non lo sappiamo. Io non penso che Natalina abbia assistito all'omicidio dei genitori, scusami, della mamma e dello zio, o dello zio, insomma, di quello che insomma, lui chiamava lo zio. Zio. Secondo me Natalina non ha assistito a tutto questo. Ma secondo me posso intervenire? Non lo so, perché non sono il moderatore. Prego, dici. Allora, secondo me quella notte lì, comunque, io mi sono fatto un po', dopo un po' di anni, mi sono fatto un po' un'idea mia. Secondo me il killer era già lì quando sono arrivati la Locci e poi il bambino è stato accompagnato poi dopo dalla banda, che poi secondo me è stata una cosa contro il lo bianco, non la Locci. Cioè, so come spiegarmi. È stato un qualcosa contro il lo bianco, perché quella volta lì si è incontrato con la Locci. Quindi questa è una delle tesi che girano, La penso anch'io, sì. Avete capito? Sì. Come se
non riesco a dirvi il termine, comunque una spedizione punitiva, ecco. Sì, è quello che penso anch'io effettivamente. Però quando io parlavo di fantasia... Però il killer era già lì, poi il bambino è stato preso, secondo me, secondo la mia teoria, poi non so se è giusto o sbagliata. Però il killer era già lì. Ah, questo sai, non lo sappiamo. È arrivato dopo prima, non lo so. Anche perché è difficile a dirsi comunque. Secondo me sono stati seguiti. Però io quando parlavo di fantasia, vedo proprio questo alludevo. Ora mi dispiace che sto interrompendo questa. A parte che non volevo monopolizzare la trasmissione, proprio questo intendevo dire. Ah, Valeria, quando ci siete è così comunque. Però scusate, se la coppia fosse stata inseguita, comunque se ne sarebbero accorti. Comunque, Non è detto, cioè te tieni conto che al giorno d'oggi c'è gente pedinata, non ti dico 24 ore su 24, ma poi ci manca e non se ne accorgono. Vabbè, oggi se uno è bravo a pedinare o comunque riesce a stare a una certa distanza, non c'è il problema. Adesso sì, però all'epoca... No, anche all'epoca, vai. Comunque quello che io non... Mi rendo conto che chi crede in una determinata cosa crederà sempre in una determinata cosa. Però quello che volevo io stasera dimostrare è che quello che ha fatto Natalino non è impossibile. Assolutamente. Tutto qua non era impossibile. Lo poteva fare benissimo. L'ha fatto, secondo me l'ha fatto. Tutto qua. Poi uno può credere che sia stato accompagnato, che il serial killer voleva uccidere lo bianco o sia stata una congiura. Secondo me è stata una spedizione punitiva. Sì, poi però questo è, vedi... dopo non si sa. Comunque le certezze sono poche in questa storia. Vabbè, su quello non ci piove. Sì, infatti. E la certezza della pistola, quella c'è, la certezza che il bambino si è ritrovato lì. Ma la certezza di una congiura però non ce l'hai. E quando io parlo di fantasia, proprio qui che voglio dire. Vabbè, la fantasia la devi usare, ma dottor Scrivo, perché sotto quella notte, perché è proprio la luce, perché è proprio lo bianco. Me lo spiega? Ma io le spiegazioni che io, a parte per me non è successo niente di tutto questo, per me si tratta di un serial killer che quella sera ha ucciso Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, punto, che non conosceva, secondo me. Però se vuoi fare una ricostruzione, come molti la fanno, e c'erano più persone, secondo me qui stai usando la fantasia, ma a briglia sciolte, perché non hai dati per dire questo. Siccome non hai i dati, allora ti crei tutta una storia fantastica, magari anche vera, ma allora, però la devi dimostrare. Però e come la dimostri? Attraverso le poche certezze si può arrivare. Come, prego? Secondo le poche certezze si può arrivare. Ad esempio, non si capisce, alza il tono della voce per piacere. Mi sentite? Vai. Pronto? Ho detto, secondo le poche certezze, che poche sono, cioè, si può arrivare comunque a una logica, più che altro, non alla verità, ma a una logica. Ma la logica la devi basare sui fatti che hai, sui su fatti, quello che hai. Certo. Non è che la logica, tipo io mi posso inventare qualsiasi cosa, ma devo avere a che fare con i dati, i colpi di pistola, la dinamica, quello che è successo dopo. E perché la pistola non è mai stata ritrovata? Perché non hai trovato l'assassino, trova l'assassino e trovare la pistola. Perché probabilmente o l'ha distrutta o ce l'ha ancora lui. No, non l'ha distrutta. Allora se questo serial killer è ancora vivo, cioè, allora ce l'ha ancora lui. Secondo sì. me è ancora una sorta di feticcio. Perché i serial killer non si liberano mai di queste cose qui. Piuttosto si fanno catturare, ma non si liberano dei fetici. È successo, per questo. Certo. Però io non voglio più dire niente perché sennò, insomma, mi sento. Ascoltami, Michela, ti salutiamo perché dobbiamo andare in fascia pubblicitaria. Scusate della mia. Di niente, figurati, grazie a te. Grazie. Salve. Ciao, Michela. Ciao. Ci va in fascia pubblicitaria,
Bene, siamo tornati, adesso si inizia ufficialmente la puntata e la iniziamo con Lorenzo Mencaccini. Allora, Lorenzo, per quelli che comunque non conoscono la storia, molto difficile trovarne, però ci sarà qualcuno neofita ancora che non ha chiara la situazione. Cos'è successo nel 1982? Non dire quello che ti ha detto il Petrini prima, che ti ha detto lì c'è questo e quell'altro. Ne abbiamo parlato prima di venire qua e eravamo sempre in disaccordo, anche se devo dire la verità comincia a dare dei segni di cedimento il Petrini, perché sì, è vero, Francesco, un po' sì, però c'è sempre una resistenza inconscia da parte sua nell'abbandonare, quindi ha ragione il dottor Scrivo quando dice quando si crede ad una teoria, ad una, poi è difficile che si cambi idea. Comunque, Il delitto di Baccagliano è il primo delitto del mostro ufficialmente riconosciuto come il delitto del mostro, perché molto spesso si dice ma gli hanno dato la caccia per 17 anni, così tanto. Ma allora, il mostro nasce a Calenzano, perché lì ci si accorge di avere di fronte un serial killer, uno che fa dei delitti seriali, Spezzi conia il famoso nome, mostro di Firenze, e a giugno dell'82 abbiamo il delitto di Baccagliano, che secondo me è il più ardito, che il primo nome ufficiale era il mostro, l'assassino dietro la siepe, esattamente il primo ufficiale, però il nome con cui lo conosciamo ora in Italia, mostro di Firenze, il mondo nasce dopo il delitto di Calenzano, perché è in assoluto, almeno a mio modo di vedere, il delitto più ardito, perché lui non uccide in una piazzola. E questo, secondo me, bisogna essere chiari. Cosa si intende per piazzola? Genericamente si intende un posto dove le coppiette si fermano e fanno l'amore, praticamente. Certo. Per quanto riguarda la vicenda del mostro, la piazzola invece è qualcosa di diverso, secondo me. Cioè, è un luogo in un tratturo non illuminato, che non è in una via principale. Per piazzola si intende questo, altrimenti certo. La piazzola potrebbe essere anche il parcheggio di un supermercato, per dire, o sulla superstrada. Il mostro non ha mai colpito in questi luoghi. No. A Baccagliano colpisce in un posto che non è una piazzola, è una, diciamo così, una banchina allargata che è adiacente ad una strada che è abbastanza trafficata, perché sappiamo che quella sera c'era un traffico non molto intenso, però regolare. Tant'è vero che ci sono due copie di testimoni che si incrociano nell'arco di 90 secondi. Quindi tempo. C'era anche la partita mondiale, se non sbaglio, giusto? Sì, era il famoso 82 dell'Italia, campione del mondo. E il mostro colpisce praticamente è in mezzo alla provinciale, quindi fa qualcosa che lui non ha mai fatto, non ha mai compiuto. Quindi questo cosa vuol dire? Che ha una determinazione assoluta a colpire, perché vuole dimostrare, io sono il mostro di Firenze, ma io colpisco quando voglio, quando decido io, sono in grado anche di farlo in condizioni proibitive, perché queste normalmente sono condizioni che lo dovrebbero far desistere. Una sfida, quindi io credo che ci sia uno stimolo ulteriore nella sua mente dal fatto di essere diventato il mostro, di essere su tutti i giornali, su tutti i mass media più importanti, e avviene certo. questo delitto, no? Di questi due che hanno paura del mostro, soprattutto la ragazza, pare che avesse detto fermiamoci qua perché qui siamo più al sicuro, perché non pensavano di che il mostro potesse colpire addirittura proprio in mezzo alla strada. E su questo delitto si discute da sempre, e la domanda è sempre quella, cioè il mostro che guida, che si è messo alla guida dell'auto, oppure il Mainardi che ha tentato di scappare e poi è finito nel fosso dall'altra parte della strada in una manovra disperata, e il mostro poi l'ha inseguito e l'ha finito, no? Ma se non mi sbaglio c'è anche una testimonianza dei primi ragazzi che si fermarono, che avevano visto tre persone all'interno della macchina invece due, può darsi, se mi ricordo bene. Beh, francamente, ma io non credo che ci siano testimonianze di questo genere. Che c'è. Però sono minori, non c'è. Esatto. Ah, il microfono, scusa. C'è, però erano minori all'epoca, esatto. E quindi non è stata. Perché io mi ricordo molto bene che i primi che si fermarono, perché avevano visto la macchina che era andata nel fossetto, hanno visto tre persone reclinate, tutte e tre. Pertanto, venne supposto all'epoca che il mostro fosse in macchina
e stava alla guida e stava facendo finta di essere morto o comunque ferito anche lui. Sì, però chiaramente parliamo di qualcosa che non è verbalizzato, quindi no. Questa sì, delle tre persone non l'ho mai sentito, cioè c'è sì uno che poteva essere il mostro, esatto, non ci sa sarebbe il mai cioè, no, dici, per forza erano tuo, certo. Ma posso dire la mia un secondo? Certo. Ma tre secondi, se fosse vero ci sarebbe una frode processuale mostruosa, perché vuol dire che l'accusa, se c'è un verbale finto nonostante siano minori, non ha informato la difesa che lo mentiva, quindi c'è una prova che signore è così, certo. Io non credo che esista un verbale in cui hanno visto tre persone in macchina, io perché se esistesse saremmo di fronte a una cosa inaudita, io non ci credo. O un articolo di giornale o comunque qualche verbale in giro, no, però, o qualche verbale in giro c'è. Cioè, allora, se dentro quella macchina sono state viste tre persone e c'è un verbale da qualche parte, io fossi un avvocato, io me ne ricordo molto bene questa, mi metterei un attimo in caccia, perché vuol dire che non mi è stato detto qualche questa cosa. Questa cosa io me la ricordo molto bene. Sì, 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 ma che ci sia, ma che sia vero, non è un altro discorso. Ecco, è quello molto, sì. Mi sembra davvero molto strano. Poi i ragazzi andarono a chiamare i soccorsi, quando arrivarono i soccorsi, questa terza persona, ma ovviamente. Comunque, noi raccontiamo quello che risulterà dai verbali, poi chiaro. Se c'è altre cose, difficile. Vabbè, certo. Quindi dicevamo, la domanda è sempre quella, però ragioniamo un po' a livello anche di logica, no? Secondo questa teoria che va molto di moda, forse anche per la maggiore, la teoria di Filastone, no? Filastone ha sempre sponsorizzato molto questa idea del mostro che si mette alla guida. Ragioniamo un po' a livello di logica, questo serial killer fa già qualcosa di molto rischioso, di molto ardito, cioè uccide in mezzo a una provinciale, quindi si è già esposto oltre il dovuto, oltre le sue reali, esatto, abitudini, no? Cosa fa? Hai una macchina mezza scassata, quindi col parabrezza e finestrini rotti, ti metti alla guida di questa auto in mezzo alla provinciale con due ragazzoni dietro, no? Perché questi erano quasi due metri, mi sembra il Menardi, no? E la ragazza era altrettanto una ragazza molto alta, quindi non so neanche come facciano a starci tutti e due dietro incastrati, perché chi conosce l'abitacolo da 127 è molto piccolo, molto robusto. E si mette alla guida con questi due ragazzi incastrati dietro, con questa macchina mezza rotta, va in mezzo alla provinciale. Poi mi chiedo, se poi arriva al primo incrocio, trova la macchina davanti, cosa fa? Gli suona dicendogli, ma spostati che devo andare a fare le sessioni. Cioè, insomma, allora, nella casistica, quante volte è avvenuto che un serial killer abbia fatto qualcosa del genere? Io, episodi di questo tipo, che si ricordino, non esistono. Secondo me non è avvenuto nulla del genere, perché poi tutti i dati a disposizione, come i bossoli, il fatto che il freno a mano sia tirato, il fatto che comunque la portiera è bloccata, ci dimostrano qualcosa di diverso, che il Mainardi ha tentato di fuggire e il mostro l'ha seguito e poi l'ha finito, no? Poi sappiamo che c'è l'episodio delle chiavi, no? E quindi, però io credo che per un singolo episodio che può eventualmente dimostrare che il Mainardi guidava, non possiamo escludere tutti gli altri che invece ci dimostrano qualcosa di diverso, oltre secondo me alla logica, perché il mostro che fa già un delitto del genere poi fa un'azione completamente pazza come questa, assolutamente, secondo me non è avvenuto questo, quindi se qualcuno mi chiede, a me personalmente il mostro guidava, secondo me non ha mai guidato, non ha mai pensato di farlo. Cioè, Valerio ce la voglia parlare, no. Certo. Allora, durante la trasmissione è arrivato anche Bernardo Puliti, voi lo conoscete perché ha telefonato qualche volta, quindi non è un ospite misterioso, non riconoscetelo. Prego. Allora, volevo chiedervi, chi ha testimoniato il processo Pacciani, però, parlando della macchina e parlando di una sua esperienza diretta, perché lui era un parente di una delle vittime, e si è recato a vedere la macchina quando la macchina era già stata visionata, quindi smontata, cioè le paratie della macchina che erano state spostate, quelle degli sportelli. E lui dice chiaramente al processo, anche se gli viene anche impedito di parlare più di tanto, dice che nell'intercapedine del finestrino anteriore
lui nota una striscia di sangue che scorre lungo lo sportello, perpendicolare, che arriva quasi al tappetino. Quindi da questo io potrei presumere che quando Immanardi è morto la macchina si trovasse nella posizione naturale rispetto alla strada, se no il sangue sarebbe colato in maniera verticale rispetto allo sportello. Vi torna? Questo è sugli atti, non è che l'ha inventato lui. Certo. Perché fai quella faccia, è vero, il cognato è andato a controllare la macchina e ha visto i rigoli di sangue sul lato guidatore. E questo voi l'avete letto dove? No, questa è una testimonianza diretta al processo dei compagni di merenda. Sì. Ok. E ha ragione perché... C'è anche scritto su un libro di una tua amica, Carmen, sì. Anticolfo. Sì, appunto, scusa, tipo Mainardi però comunque è stato con la ferita esposta all'intercapedine, ora non era morto, è vero. Sì, ha ragione, questa testimonianza, perché quest'uomo si lamentò andando a vedere la macchina, mi pare che accendò con un paio di... Ma non esatto, l'avete neanche lavata con la il macchina. Babbo di Mainardi andò. Non era il babbo, fosse lo zio. Sì, però andò a vedere la macchina col padre di Mainardi. Non me lo ricordo. Però mi ricordo che si lamentò del fatto, dice, ma non l'avete neanche lavata la esattamente macchina. Esattamente. E loro hanno detto, noi non abbiamo i mezzi per lavarla, qualcosa del genere. E poi lui cerca di dare un'interpretazione, dice, io mi sono fatto questa idea e non gliela fanno dire. E a me mi è rimasta la curiosità di sapere cosa voleva dire quest'uomo. Sì, perché gli ripetono appunto che quella non sarebbe stata parte della testimonianza perché era un'impressione di questa persona e quindi non avrebbe influito sui giudizio di processo. Poi un'altra cosa, due telefonate fa, ora non mi ricordo, ha parlato di una sorta di programmazione che l'assassino avrebbe fatto rispetto agli omicidi, cioè parlando sia della boschetta sia parlando di questo omicidio. A me la cosa mi sembra un po' surreale, perché la boschetta si sa che la Rontini aveva fatto un cambio di turno con una collega uno o due giorni prima, quindi nessuno poteva sapere che quella sera, quella domenica sarebbe stata lì, a parte probabilmente la collega se lo sarebbe potuto immaginare. E anche in questo caso loro passano due ore in piazza Montelupo, però non pianificano, nessuno sa che hanno pianificato di fermarsi in uno slargo, che poi non è uno slargo, non è nemmeno una piazzola della strada. No, parlo dell'82. Era uno slargo adibito per le corse ciclistiche, se non sbaglio, l'avevano fatto per quello. E non mi guardate, così c'è scritto. Prego. Cioè, le foto di Baccaiano ci sono anche dell'epoca, si capisce subito che sì, era proprio a ridosso della strada. Sì, praticamente si sono fermati a fare l'amore lì perché si sentivano dei cespugli. C'erano già andati, era una loro piazzola abituale, come in molti casi del mostro. E nel caso dell'82, la piazzola di Via Virginia Nuova era un posto abituale, sappiamo, ovviamente riferiamo a quello che abbiamo letto, che Antonella la preferiva perché appunto tutti noi immagino concordiamo, Baccaiano è veramente un delitto centrale. Dopo quando riprendo la parola, ecco, vi do la mia scusa. Prego. Prego Lorenzo, ti ho interrotto. Sì, praticamente la teoria sulle collature, no? Era la famosa teoria di De Gotia che... Esatto. Era uno degli elementi con cui questo scrittore, chiamiamolo così, cercava di avvalorare questa tesi. So che te l'hai associato ad altre persone, ti sbagli. Vabbè, quelle sono... Tipo, sono tue... No, sono suggestioni. Ha un nome e cognome. No, quando sono suggestioni parliamo di suggestioni, certo. Che non c'entrano nulla. Però qui che cosa abbiamo? Allora, abbiamo uno sparo al parabrezza. Il mostro non ha mai sparato al parabrezza. Perché sa benissimo che mentre i finestrini si frantumano, il parabrezza di solito non si frantuma, comunque il calibro 22 è molto piccolo e oltre a non frantumarsi il proiettile potrebbe andare in mille pezzi, quindi certo. Lui non spara mai del parabrezza, attacca sempre dai finestrini, quindi è molto insolito, no? E secondo me è sicuramente un colpo al guidatore. Seconda cosa, i bossoli testimoniano una chiara sparatoria a inseguire, perché alcuni bossoli sono sulla banchina, altri sono sul centro della strada, altri vengono ritrovati sul fosso dove infine la macchina finisce, quindi da come troviamo i bossoli sembra una sparatoria a seguire. Lui era in corso la vettura. Lui è in corso la vettura.
Poi quando ha sparato ai fari può averlo, può aver sparato anche dopo. Ad esempio lui può aver tentato di spengere, di i spengere fari, poi non ha avuto riuscito. Questo gesto, non c'è riuscito, poi è tornato davanti e ha sparato sul parabrezza. Quindi mi sembra la dinamica più logica. Poi si va sempre sul gioco delle percentuali e secondo me se 8-9 elementi dicono che la dinamica è questa, poi ce ne può essere uno o due dubbi che possono dire il contrario, però secondo me sono molto più elementi che ci dicono che forse la ricostruzione ufficiale è quella più, più corretta da questo punto, da questo punto di vista. Prego. Anche riguardo a questo, ora, se vedi Bossoli sono stati trovati prima sulla piazzola, sì. Poi te pensi abbia sparato ai fari al parabrezza mentre la macchina... Sono anche due o tre in mezzo alla strada. Esatto, ma quelli li può aver sparato dopo, per spengere i fari. Sì, però se la macchina... scusami. Siccome la macchina è in mezzo di strada... Lui no, la macchina finisce sul fosso dall'altra parte. Esatto. E ci sono dei bossoli al centro della strada. Quindi tu non è che per sparare ai fari ti metti al centro della strada. Tu ai fari spari a 30-40 centimetri. Quindi secondo me quei bossoli al centro della strada sono fatti mentre il Mainardi sta scappando. Cioè, i bossoli sono su tre punti sostanzialmente. Poi non è che... Vabbè, sono sulla banchina, sono sul centro della strada e uno o due sul fosso. Poi il numero preciso più o meno è quello lì. Quindi su... Valerio, prendi il microfono, dai. Tre sono sulla piazzola, due okay. Sono sulla carreggiata. Non sono proprio al centro, sono però più vicino, comunque sono sulla strada. Sulla carreggiata. Tre grazie, sono invece sempre sull'asfalto, però dalla parte del fosso. E uno all'interno della macchina. Scusate se sì. Mi intrometto, so che Luca è molto preparato sui bossoli. Prego. No, oltre ai sui bossoli, anche proprio di impostare Luca partendo dai primi spari, perché anche sulla dinamica, la cosiddetta sottile dinamica, no, di quei secondi frenetici, lui c'ha una sua ricostruzione particolare. Prego, ce la fai sentire? Ma no, sì, non sentire. È mia e basta, nel senso, io ho un'idea che tra l'altro è un po' romanzata, ma per usare quella fantasia di cui parlava Valerio, che a me piace molto in questa situazione, perché secondo me è una storia abbastanza commovente, e quindi io mi piace ritenerla vera. Intanto una cosa, molto velocemente, siccome non è stato inquadrato bene, secondo me, cioè questo delitto avviene su un rettilineo di circa un chilometro, alla fine di questo rettilineo, cioè dopo un chilometro da Baccaiano, c'è una semicurva a destra per chi viene da Baccaiano. Il delitto è avvenuto circa un 100 metri prima di questa semicurva. Immaginate sulla destra la piazzola, sulla sinistra il fosso, quindi l'auto attraversa a retromarcia a forte velocità, non so, forte velocità. No, retromarcia. A retromarcia col freno a mano tirato, per cui non era forte velocità. Non è velocissima, però cosa succede per inquadrare questo delitto? Ci sono, vi parlo dei testimoni, li chiamiamo i ragazzi in generale perché poi ci sono i soccorritori, ci sono tre persone che chiamiamo Francesco, Monica e Rossana, che stanno facendo scuola guida, una delle ragazze. Francesco, Monica e Rossana stanno percorrendo la via Virginia Nuova e stanno andando in questa direzione che vi ho detto, verso questa semicurva. Prima di questa semicurva testimoniano, dicono di aver visto l'auto di Paolo e di Antonella parcheggiata sulla destra nella piazzola, in posizione perpendicolare alla strada, col retro dell'auto che è prospiciente la strada, quindi ok, come se fosse dentro un garage, per intendersi, ok. E dicono di aver visto la luce di posizione accesa, la luce di cortesia della macchina accesa, i vetri appannati e di non aver notato nessuno. Ok. Perfetto. Vanno avanti, proseguono. Immaginate a circa 40 all'ora, perché diciamo, non si superava la terza marcia, stanno andando a circa 40 all'ora. Abbiamo incrociato l'auto di un nostro conoscente, se sono i due, Adriano e Stefano, faccio solo i nomi, non voglio fare cognomi, che li incrociano circa 700 metri dopo questa cosa. Non si possono fare anche i cognomi? No, i nomi li fa, no, perché sono comunque ragazzi, preferisco di no, non so, ma loro si riconosceranno, non sono importanti. Okay. E comunque hanno testimoniato a molti di loro questa. Dopo questa, aver incontrato questa macchina, quindi l'auto passa, Francesco, Monica e Rossana vedono l'auto di 700 metri a 40 all'ora, fatevi il conto del tempo, l'abbiamo fatto, l'ha detto prima. L'altra auto sta venendo incontro, quindi sta per ritornare, sta andando verso Baccaiano, si incrociano, si salutano perché si conoscevano,
passiamo sulla macchina che ha appena incrociato Francesco, Monica e Rossana. Salutiamo Francesco, Monica e Rossana e proseguono verso Fornacette e saliamo sulla macchina di Adriano e Stefano che stanno tornando, stanno facendo la strada all'inverso, soliti 700 metri, forse un po' più velocemente, ma quando arrivano quei 700 metri dove circa un mezzo minuto prima era stata vista l'auto a sinistra dentro, era stata vista nella piazzola, l'auto non è, vista, non è più lì, è dalla parte opposta, è dalla parte opposta, dentro il fosso, luci presumibilmente spente, perché loro dicevano a me sembrava un incidente avvenuto da tempo, quindi le luci era tutto spento. Era spento, non si fermano perché le luci sono spente, perché hanno pensato era un incidente e quindi erano già avvenuto, già soccorsi, però arrivati a Baccaiano trovano chiuso il bar, hanno un ripensamento e tornano indietro. Ora mi fermo, comunque non importa, perché poi si va nella cosa. Quello che voglio dire è che se davvero le testimonianze sono corrette è un minuto e mezzo fra che la macchina sta su un lato e viene ritrovata da quell'altro. In questo minuto e mezzo sembrerebbe successo tutto, quindi attenzione che quando poi i ragazzi tornano e si fermano e per vedere cosa è successo vedono il buco del parabrezza, si rendono conto e scappano un'altra volta, vanno a chiamare i soccorsi, dicono giustamente, certo. Ma dov'è il mostro? Il mostro, per quale, qualunque ricostruzione noi vogliamo fare, che guidasse lui, io non ci credo, che guidassero loro, che guidasse Paolo, va bene, ma era lì, era lì, non oltre 100 metri, ma probabilmente era nascosto in un cespuglio, lì con un proiettile, probabilmente ancora in canna, un cartuccio ancora in canna. Quindi lì veramente a Baccaiano siamo andati a un millimetro dal prenderlo. Tenete conto che sta agendo su una strada mediamente trafficata, qui passano tanti di quei testimoni che non si contano nemmeno a scopeti, perché io ho parlato di queste due macchine che passano, ma poi ne arriva una terza e pare siano stati superati da altre due macchine, quindi c'è tanto di quel traffico su sta strada e questo colpisce qui. Questo delitto, che forse non riusciremo mai a spiegare perché ci vorrebbe più di una puntata, ci racconta chi è il mostro di Firenze. Non ci fa un nome, ma ci dice chi è, cioè che tipo di personalità è questo qua. E adesso vi dico veramente secondo me come è andata la sparatoria, ma ripeto, è una cosa a cui voglio credere. Come ha detto anche Lorenzo, il discorso, io non credo che lui abbia sparato sul parabrezza subito, perché secondo me se avesse sparato al parabrezza subito non avrebbe tirato un colpo solo, ne avrebbe tirati 3, 4, 5, non uno, e poi spara un colpo, poi gira e fa tutta la strage da quella, quindi il colpo al parabrezza non è immediato, lui attacca sul lato sinistro come fa spesso lato guidatore e spara. Però, attenzione, coglie il ragazzo, Paolo, sulla faccia, e questo lo sappiamo perché c'ha i segni dei vetri. I segni dei vetri ce l'ha anche Antonella sulla faccia. Antonella era dietro, questo è poco ma sicuro. Secondo me Paolo in quel momento era davanti. Ha i segni dei vetri e ha dei proiettili. I segni di tramite dei proiettili hanno uno strano andamento, perché sono fortemente inclinati. Un colpo è dallo zigomo, mettetevi il pollice sulla mascella sull'angolo inferiore della mascella sinistra, metteteci il pollice, prendete l'indice e mettetelo accanto al naso, stesso lato, ecco, quello è il tramite. Sparando da sinistra, per avere un tramite di questo genere vuol dire che la testa era piegata fortissimamente a destra. Cosa viene trovato nei capelli di Paolo? Viene trovato un pezzo dell'orologio di Antonella, il resto dell'orologio lo si trova accanto a lei, sul divanetto posteriore. Allora io cosa ho pensato? Antonella era dietro, era semivestita, Paolo era davanti, c'ho brividi, Paolo era davanti e non si accorge di nulla, Antonella è in una posizione privilegiata, lei sta tenendo d'occhio tutto e forse era per quello che era dietro. Paolo stava forse mettendo in moto l'auto perché i fari erano accesi, ricordate cosa hanno visto, cose, erano accese le luci, erano accesa la luce di cortesia, era accesa la ventola. Antonella vede qualcosa immediatamente di là dal vetro e Antonella ha paura del mostro e cosa fa? Non si butta sotto il divano, non si butta al coperto, si butta in avanti, riceve i vetri in faccia, riceve un colpo in fronte, prende la testa di Paolo e la sposta, perché lei sa cosa sta per succedere, lei sa cosa sta per succedere, prende la testa di forza, i capelli, gli resta il piolo dell'orologio nei capelli, gliela sporge per levargliela da quella cazzo di traiettoria che sta, il vetro si infrange, i colpi partono e credo che due colpi, uno lo centra Paolo all'orecchio
e gli si, anche quello è superficiale, non penetra. Gli si ferma all'ottavo dente superiore, sempre a sinistra, tutti i colpi da sinistra. L'altro colpo è quello di cui vi facevo cenno, che gli buca solo la guancia, ma lì c'è tanto sangue. Lo dice anche Maurri parlando del delitto di cui si parlava nel 70, quella è una zona irroratissima di sangue. Infatti Paolo continuerà a gocciolare sangue, come testimonierà anche una persona che c'era sul gruppo. Quindi sono ferite che però non sono mortali. Però ecco, quello che volevo dire è che Antonella, invece di gettarsi sotto il divano, questo lo volevo dire, mi dispiace, poi passiamo a tutti i resti, però questo lo volevo dire, ci tenevo. Lei si butta in avanti e cerca di salvare Paolo. Purtroppo non ci riesce, riceve un colpo in fronte, riceve vete del finestrino in faccia, lascia il cinturino dell'orologio sui capelli, gli storce la testa e quei due colpi non lo prendono in maniera mortale, perché lei ha deviato la sua testa. Ecco, io la vedo così. Quindi poi tutto il resto della dinamica, io credo che quel colpo nel finestrino sia partito mentre Paolo andava indietro. Paolo andava indietro perché, ricordiamoci, c'è un freno a mano tirato per tre quarti e c'è una retromarcia ancora inserita quando l'auto viene ritrovata nel fosso. Paolo stava andando dietro schiacciando a tutto fuoco. L'assassino si vede sfilare la macchina, spara un colpo, prende Paolo alla spalla, ma la macchina continua ad andare. Lui è sulla piazzola, che fuoco, lo inseguo, ma c'è le macchine, vede, e spara un colpo al bersaglio grande, che è il parabrezza. C'entra il parabrezza, non so dove va questo colpo, non ho idea. Però c'entra il parabrezza in moto, l'auto cade dietro, sta arrivando la macchina di Adriano e Stefano, che abbiamo detto aveva pensato fosse un incidente. Che fo? Spengo i fari. Come fo a spengere i fari? Vado lì, snazzio dentro il finestrino, apro dentro, giro le chiavi, c'ho una pistola in mano, luce. Ma perché butta via due colpi, come minimo forse tre, per spengere dei fari? Perché sta sbucando l'auto e lui la vede. E quindi cosa fa? Spara due colpi, si ritrae, l'auto passa e non si ferma. Io la vedo così. Dopo. Piglia il microfono, Bernardo. Ragazzi, torna a finire il Menardi. Ho detto, cioè, poi non finisce, siamo a metà dinamica. Mancano ancora un po' di colpi. Scusate, ma... si va in fascia, eh? Si va in fascia e torniamo subito. Bene, siamo tornati dopo aver sentito questa bellissima ricostruzione di Luca Scuffi da Prato, in arte Luca Mirri, e mi sbaglio sempre, perdonami. E niente, io vorrei che Luca, vuoi continuare? No, finisci e poi dopo intervengo anche loro. Non so, tanto so che Francesco vuole intervenire, certo. Prego, finisce la dinamica, poi dopo continuiamo. Allora, il discorso è questo. Che è molto bello anche. No, ripeto, a me mi ci sono un po' innamorato di questa cosa, ma perché credo sia, la vedo molto umana e mi riesce difficile staccarmi da questo tipo di cose. E comunque loro erano molto umani, li chiamavano Vinaville, è una coppia che si amava. È un po' l'emblema di tutte quelle coppie lì. E io mi commuovo tanto quando penso a questa cosa, al fatto che lei aveva paura ma che comunque si apparta col ragazzo. Comunque torniamo alla fredda dinamica, quindi diciamo questo, quali sono i problemi su questo delitto? Chiaramente chi già lo conosce sa che c'è il discorso, ma Paolo era davanti o Paolo era dietro? Io molto freddamente riporto quello che sono le testimonianze. Questi ragazzi che sono passati, che sono poi stati interrogati dalla polizia, la polizia dice, se c'è da affidarsi dei verbali, che i... Che fai, come lo scrivo? No, perché qui su sto delitto ci sono anche delle evidenze, qualche cosa è stato forzato, diciamocelo. Quindi come faccio? Sentiamo la telefonata? Prego. Pronto? Pronto, buonasera, sono Letrusco. Ciao Letrusco, buonasera. Ciao. Sono in diretta? Sì, alza la voce. Buonasera, Simone. Sì, aspetta un attimo. Sì. Pronto, mi sentite ora? Sì, molto meglio, vai. Allora, io vorrei solamente dirvi che riguardo alla ricostruzione mi trovo appena fatta, insomma poco fa, mi trovo d'accordo, però vorrei ricordarvi che il
Bellotti nel processo ha clamorosamente mentito, no? Perché appunto non è possibile, prima di tutto non è possibile che quell'arco temporale in cui prima è passata la prima auto e poi è passata la seconda a direzione inversa, sono passati pochi secondi. 40 insomma, secondi, no? Circa. Quanti? 40. Ecco, pensa che il Cochi nel suo libro parla addirittura di un minuto e mezzo, due, no? Quindi va, come dire, per eccesso, no? Ma il Lotti nel processo dice cose ben diverse, no? Che non sono assolutamente compatibili con questa tempistica, no? E dice addirittura che le auto erano parcheggiate di lato al lato della strada, no? Ma nessuno di questi testimoni vede auto, o sbaglio? No, è vero, nessuno ha visto auto parcheggiate. Dotti dice questa cosa. Io sentirei anche il parere di Trinipet, perché vedo che sta pensando molto. Ciao Simone, sono Marotta. Ora chiedo, un attimo Lumi. Prego, prego. Vuoi contestare? Ah, ok, prego. Simone, scusami, prego. No, io vorrei dire, cioè, quello che ho detto era questo, poi in sintesi. Devo dire anche che in passato ero più, cioè, riguardo a questo delitto di Baccaiano, ero più propenso alla tesi filastosso, ma no, dell'assassino si mette a girare per levarsi di lì e poi insomma fiondarsi con l'auto in tutt'altro posto, insomma, per compiere il solito rituale macabro e feticista, no? Però dopo aver letto il libro del Cochi mi sembra che questa ipotesi non sia più, insomma, tanto plausibile, insomma. Ma poi Simone, te ci andresti in giro con una macchina con i fari sfondati e un buco nel parabrezza? Ovviamente no. Come dire, la prima pattuglia di polizia carabinieri così sarebbe, capito, si fermerebbe subito. Cioè, si è messo la guida, è andato in retromarcia. Se volete, vi racconto un episodio molto buffo. A me è capitatomi recentemente. No, ero fermo praticamente al semaforo sul viale Gramsci, no? Semaforo incrocio Via Verdi. No, scusa, non Via Verdi, via della Mattonaia. Sì. Incrocio via della Mattonaia con viale Gramsci. E a un certo punto vedo una manovra strana da parte di una gazzella dei carabinieri, i quali praticamente fanno inversione a U al semaforo e poi si fermano più avanti, no? Sul lato destro. Allora scatta il verde, io passo e vado, e si arriva dopo un po' vedo che questi carabinieri ripartono e al piazzale Donatello praticamente mi lampeggiano, e quindi io, vabbè, mi fermo, no? Insomma, praticamente questi mi avevano così fermato perché siccome io guido un'auto molto vecchia degli anni 90, no? Allora, evidentemente erano così curiosi di verificare tutto fosse in ordine, adesso la revisione, certo, piuttosto che la patente, piuttosto che non so. Quindi se, voglio dire, uno ti fermano per un'auto un po' più vecchia, no? Per controllare chissà cosa, figurati se poi uno c'ha il parabrezza perforato da un proiettile, insomma. Vabbè, appunto. Ecco. Ok, grazie. Io, ecco, vorrei concludere, no, perché faccio una digressione, no? Come si è parlato di Luna in tanti di questi delitti, appunto Luna Nuova, oppure c'è anche un libro, si chiama L'assassino di Falce di Luna, no? Mi piacerebbe la radio facesse anche una diretta sullo sbarco sulla Luna.
Perché proprio oggi io ho fatto un video e l'ho buttato su YouTube, no? Come mai questa cosa, scusa? Ma è perché, insomma, anche lì secondo me non ce l'hanno raccontata giusta, no? Come, diciamo, il parallelismo sulla la faccenda di Mostra è come non ci hanno raccontato giusta. Sei un fan la di Mazzucco? Dei compagni di merende, il farmacista Calavandrei e ora pure il legionario lì dell'antica Roma. Non ce l'hanno raccontata giusta nemmeno con lo sbarco sulla Luna. Poi c'è sempre la Luna di mezzo, capito? La Luna sì, con, sì, però oltre la Luna con la NASA. Poi Simone, ci manca la terra piatta, poi siamo a posto, eh? Sì, ma cioè, pure dai. Pure quelli ci sono. Infatti Mazzucco, non so se lo conoscete, il famoso. Ah, io sì, è mio amico. Ecco. Un mio amico. Sì, insomma, è entrato in polemica con i terra piattisti, no? Ecco. Sì, sì, ma è venuto anche qua, è venuto anche qua. La testa piatta questi, oltre che la. Appunto. Allora vi saluto per ora. Okay. Buonanotte a tutti. Ciao Simone, buonanotte. Buon grazie Simone. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, io volevo sapere se Francis aveva da dire qualcosa sulle testimonianze e Lotti, che Simone ci ha appena. Ah, ecco, perché Simone Etrusco ha parlato di tante cose. Sì, di no, Lotti ne aveva parlato all'inizio. Insomma, molto interessante. Purtroppo come non gli si può dar torto, anche a una persona che volesse analizzare le deposizioni di Lotti, Pucci, Ghiribelli con un approccio un po' più benevolentemente critico, non può negare che per quanto concerne la dinamica e la ricostruzione modale di Baccaiano, Lotti riferisce cose irreali perché impossibili, nel senso, e qui mi fa piacere anche menzionare, per quanto riguarda la più recente bibliografia relativa al delitto di Baccaiano, la chiamo bibliografia quando invece è videografia sarebbe, oggi siamo qui a parlare di Baccaiano, ci dovrebbe essere, immagino la farete, un'apposta con Blasco, con Nicola Blasco che 25. Sì, io da parte mia abbiamo due visioni opposte, ma lui io lo saccheggio perché ci ha mostrato come è andato il delitto di Baccaiano, che è un delitto incredibile, in un'estetica perversa è quasi sublime nel suo essere agghiacciante, perché se ci riusciva era nel mezzo di una strada, allora era lì, io vi ho fatto il delitto del mostro puntuale dell'82 con escissione lì. Era virtualmente e lui quindi a me sembra sempre meno probabile che il mostro, non Lotti, chiunque fosse il mostro, non si possa essere avvicinato, stante le testimonianze, ma anche stante una ragionevolezza che il mostro ha dimostrato sempre di avere nella pianificazione quasi paracula dei suoi delitti, anzi scusate il termine del tutto improprio e tecnico, proprio paracula, perché sapeva di andare sul sicuro, cazzo lo faccio comodo, è così, voi non mi scoccate mai. Nel caso di Baccaiano è chiaro, Blasco, io ho sempre pensato, anche perché poi questa non è un'idea nuovissima, c'erano articoli di giornale sul Corriere della Sera e sulla Stampa a fine giugno 82 dove c'era una freccina e fa vedere, guardate, è passato da qui. Quindi Antonella aveva trovato la sua piazzola tranquilla perché, cari amici, se mi arriva qualcuno da dietro o davanti, lo vediamo. Se una macchina anche se a fari spenti si avvicina e si ferma, la vediamo e schizziamo via. No, il mostro gli arriva dal nulla, dalla boscaglia probabilmente, questa è la mia idea, dal niente gli arriva. E attraverso un passaggio che il grande Nicola Blasco, che sono scioccato perché potevamo farlo chiunque di noi, per me è uno dei contributi più agghiaccianti nel senso positivo che sono stati dati, perché ci fa vedere sto cazzo di passaggio, io parcheggio, maledizione, a 480 metri da lì, in un posto dove non vedi la mia macchina, non esisto, e da un'altra parte posso fare o il lungo fiume o come credevo io prima da via Volterrana attraverso il fiume, ha fatto vedere che si può, e lì raga io scusate mi spendo, ci metto a fare, per me è andato al 110%, così il mostro ha fatto quello, ha parcheggiato là, è andato lì, poi magari mi sbaglio, basta, mi finisco solo, ecco. Quindi per quanto riguarda Lotti, e sapete che come la penso io, purtroppo questo per me non vuol dire, il fatto che Lotti e Pucci dicano un sacco di bellissime stronzate, patenti, palesi, questo non mi porta alla conclusione a cui giungete voi, cioè che tutti innocenti, Pacciani ci ha condannato senza esistere Lotti in primo grado, e così, vabbè, ho un altro, credo che, va bene, mi fermo qui, se no entriamo in polemica proprio frontale, perché comunque
Un attimo, volevo dire che è arrivato un messaggio a Marco Fiero che mi ha detto di dirvi che i testimoni sono totalmente inaffidabili. Ma te l'avevo detto che Petrini stava cedendo piano piano. Sì, Marco, non crederci, amico mio. Però io e Luca abbiamo un giorno in macchina, abbiamo deciso una cosa. Cioè, io mi sono accodato. Ha detto: se il Petrini diventa sardista, noi diventiamo paccianisti. Perché se no. Non... Vabbè, sei un uomo con la mente aperta. Per me 74 è più sardo che merenda. Beh, Vicchio, Mugellano, è vero. No, scusate, ritiro tutto. È Mugellano, però secondo me c'è spazio per, non so, anche questo Francesco Vinci lì, che è lì, te sei nel 68 a Signa, nel 74 a Rabatta, nessuno sa che esiste il mostro di Firenze, e noi abbiamo documentato che te sei lì e lì, Francesco, qualcosa ci devi spiegare. Comunque, fine o coincidenza. Prego, Lorenzo. Sì, parlavamo dell'Otti, no? Allora, diciamolo che questo è il primo delitto che ci racconta Lotti, no? Perché Lotti sarebbe stato il famoso palo, no? Quindi questa è una figura che viene creata quasi per lui, no? Perché il palo che cosa sarebbe? Sarebbe uno che controlla le vie di accesso, mentre i due assassini, che sarebbero Vagni e Pacciani, uno usa il coltello e uno la pistola, fanno i delitti. Praticamente lo portano via senza spiegargli bene che cosa vanno a fare con questa sorta di strano ricatto, per cui Lotti sarebbe stato omosessuale, quindi lo ricattano, devi venire con noi, quindi lo portano a fare un delitto in mezzo a una provinciale, rischioso, difficile, portandosi via un palo da mettere in mezzo alla provinciale, probabilmente con la paletta, perché poi ci arrivano le macchine, cioè, ma poi, fermi tutti, che Vanni e Pacciani stanno facendo il delitto del mostro. Quindi, che poi attenzione, non metti in mezzo alla strada uno mingherlino, che no, metti un armadio in mezzo alla strada che non te lo vede nessuno. No, ma infatti, che poi dovrebbe stare lì in mezzo alla strada, non gli hanno spiegato neanche bene che cosa vanno a fare, no? Quindi un palo che arriva lì e non sa bene che cosa deve fare. In teoria, no? Mandar via la gente. Come fai a mandarla via? Però almeno glielo spieghi prima. No? Beh, certo. Allora, partiamo da Mercatale, poi partono sempre con due macchine, perché la banda armata dei compagni di merende sono sempre in due macchine. Due macchine, cioè Pacciani guida con Vanni a fianco, che non ha la patente, no? E Lotti dietro, quindi il gruppo è sempre questo, no? E arrivano, non gli hanno detto assolutamente nulla. Lui, quando si accorge, cavolo, questi stanno facendo un delitto, no? Allora io non ci sto, me ne vado via, e si mettono a fare questa discussione, questo litigio in mezzo alla provinciale. E nessuno li vede. E alla fine gli avrebbero detto: va bene, noi andiamo a fare il delitto, tu fai come ti pare. E lui prende la sua macchina e se ne va via. No? Il giorno dopo, delitto di Baccaiano su tutti i giornali, TV, e Lotti come niente fosse, torna alla sua vita quotidiana. No? Tanto che c'è un famoso dibattito in aula con Filastò, no? Che gli dice: ma come, tu sei andato a fare un delitto? Il delitto in quel momento più famoso del mondo, perché assolutamente sì. Da tutte le parti parlano di Baccaiano, anche all'estero. Ma io sono tornato a fare la mia vita, non che mi frega. Tutto lì, fino a che dopo, un anno dopo, torniamo a fare il delitto di gioco. Ok, lì, no? Anche se Gabriella Ghirivelli e altri poco attendibili testimoni ci dicono, posso? Sì. Ci dicono questi testimoni che Lotti parlava continuamente del mostro di Firenze, poi magari sarà una costruzione a posteriori, però è chiaro che Lotti a Firenze ti dissimula, cioè è chiaro che anche se lui fosse colpevole, teoricamente ragioniamo per assurdo, i compagni di merende fossero colpevoli, è chiaro che la deposizione di Lotti, l'ammissione, la confessione di Lotti è costretta, è forzata, lui non è eventualmente in pace con se stesso, voi non ci volete credere, forse mi sbaglierò io, scusa ancora l'interruzione, dopo vorrei dire una cosa. E quindi per un anno non se ne sa più niente, finché alla fine sempre Vanni e Pacciani richiamano il Lotti, quindi sembra quasi un'agenzia interinale, per cui il capo sarebbe Pacciani, e a seconda dei delitti li chiama, li assume, lo portano a Zogoli. Questo è ancora un delitto difficile, complicato, perché avviene ai danni di due campeggiatori con un furgone che è parcheggiato sulla piazzola di Zogoli. E a questo punto Pacciani, che è il capo di tutti, fa una cosa incredibile, cioè praticamente si trova il Lotti davanti e gli dice: basta, sono stanco di fare tutto io, e ora che fai qualcosa tu, gli molla la pistola
e Lotti così si prende il coso, perché lui in dibattito la pistola la chiama il coso, no? Il coso. Filastò gli chiede: ma come è fatta la pistola? Come si impugna? Descrivimela. Ah, il coso, io ho preso il coso e attraverso i vetri oscurati riesce a fare il colpo del secolo. Col cioè coso. Lui colpisce la testa e fa secco il ragazzo tedesco. Senza, no? aver mai sparato. Senza aver mai sparato. Quindi scopriamo che è un genio. Che Lotti ha sparato una sola volta in vita sua, ecco. Solo per l'esame balistico. Quindi preciso, perfetto. Però non tornano neanche così i conti, perché poi Pazzani si riprende la pistola, fa il giro del furgone, spara dall'altra parte perché dice: bravo, hai fatto il tuo, ora finisco io la parte più difficile. E però i fuori dei proiettili sono alla stessa altezza, sia dal lato destro che dal lato sinistro. Quindi... pertanto è sempre la stessa persona. E ricordiamo che Lotti è alto 1,85 m, mentre invece Pazzani 20 cm meno, quindi sono due persone diverse. Totalmente. Totalmente diverse. Poi arriviamo a Vicchio e ci racconta quello che ci racconta. Dulcis in fondo arriviamo a Scopeti, dove c'è tutta praticamente la piazza di Mercatale, perché lì sarebbe il Faggi a fare il palo, quindi... licenziato Lotti, rientra il Faggi che era, esatto. a Calenzano, uh-huh. quindi se ne sta fuori 3 anni, poi rientra, fa il palo, però Lotti non lo vede, cioè lo ha saputo da Pazzani e Vanni, dice: quella sera c'era Faggi che faceva il palo, no? Nascosto da una parte che... Ma Lotti... c'era anche il Lotti poi? C'era il Lotti perché il pomeriggio sono andati col Pucci da una prostituta, hanno fatto una bella cena... Poi a un certo punto hanno detto dobbiamo assentarci perché dobbiamo andare a vedere Il delitto degli Scopeti, no? Quindi come se andassero al cinema, no? Certo. Abbiamo la seconda visione alle 22, no? Esatto. Arrivano e ci sono lì pronti i francesi a farsi ammazzare da Vanni e Pazzani, quasi si fossero dati appuntamento, no? Col cellulare, però non c'erano i cellulari, non c'era cellulare. dell'85. Pucci non credeva che facessero questo delitto, allora vieni su che te lo faccio vedere. Pazzani si incazza come una bestia, allora pure. Pucci si spaventa, torna giù alla macchina. Cioè, te ti immagini uno che ha appena ammazzato due persone si mette a urlare in mezzo alla piazzola degli Scopeti. Andate e li ha ancora ammazzati, pertanto li avrebbe messi anche in allarme. No, ma poi... Pucci si spaventa e torna alla macchina. Nel frattempo passa la Ghiribelli, cioè... Ale. Ma poi posso, e poi c'è un'altra cosa, però stiamo parlando di sì, Scopeti, sì. Quando gli chiedono: ma al ragazzo quando è che viene accoltellato? E Lotti dice: no, non viene accoltellato, ma ti contesto, gli dicono, questo è nella nell'incidente probatorio, sì. Dice: ma io ti contesto, e quando la testimone ha detto che è stata accoltellata, no, e dice: allora come, ma l'avrà fatto le mani, quindi... secondo Lotti il ragazzo non ha avuto neanche una coltellata. Come è successo? Lui è uscito dalla tenda, Pacciani l'ha preso per il collo, gli ha tirato due cazzotti, lui si è divincolato, è scappato e Pacciani gli ha sparato 2 o 3 colpi, dice così. Questa è la morte del ragazzo. Chissà com'è, come è morta la donna? Sono entrati dentro e si è sentito tagliare e agitarsi, dice. Ma quando gli hanno sparato? No, non gli hanno sparato, quindi la donna è stata solo accoltellata e l'uomo è stato sparato. Solo sparato, ecco. Quando e invece è chiaro, l'esatto che attenzione, ne sapeva meno di quelli che leggevano, sì, i giornali, attenzione, esatto. No, ma mica era tutto, eppure però attenzione, perché la stessa identica dinamica, a parte la fuga del ragazzo, viene ripetuta per Vicchio. La ragazza viene solo accoltellata e invece ha preso una pistoletta a fronte. Il ragazzo viene solo pistolettato e invece è uno dei poi si è preso delle coltellate addirittura anche all'inguine, sì. Quindi anche i testicoli, quindi sì. Attenzione, quindi dice: no, ma Lotti non poteva non sapere un sacco di particolari. No, Lotti c'ha in mente una cosa semplice che si deve tenere in mente. La cosa semplice è: Pacciani spara, Vanni taglia. Taglia. Chi spara non taglia, chi taglia non spara. Chi attacca la donna è quello che taglia, perché la donna gli fanno l'eccezione, non può essere sparata. È un copione. Ma poi su Vicchio abbiamo un'altra cosa incredibile, cioè la Rontini viene uccisa alle 21:30, no? Quindi viene uccisa in un orario abbastanza presto. Mostrano... E credo che sia l'orario più il più presto di tutti, e Lotti si dice: noi alle 9:30 eravamo nella piazza di Mercatale,
No? Siamo partiti, abbiamo fatto questo lungo viaggio nel Mugello, quindi immaginiamoci queste macchine sempre mezze scassate di questi tre merendari che vanno in giro per uno tutta... non ha patente, uno il nipote ci dice ma lui aveva difficoltà ad arrivare anche a Vicchio, se lo dovevo portare io, questo lo racconta il nipote che tra l'altro andò a lavorare nel bar dove lavorava la Rontini, nipote ecco. Di Pacciani. E ci siamo fermati anche a prendere un caffè, no? Perché si va a fare un delitto, quindi bisogna tenersi bene, bene, bene in forza. Petrini mi vuole uccidere. Un po' di adrenalina quindi serve. Rischio la vita stasera. Un po' di caffeina serviva. E arriviamo in un orario imprecisato e ci sono lì perfettamente la Rontini e lo Stefanacci che sono pronti lì a farsi ammazzare. Beh, quindi certo. Praticamente sembra quasi che si sono aspettavano. Che li aspettavano, sono andati appuntamento, guarda, venite qua che siamo pronti. Beh, insomma, allora, io non dico che Lotti abbia mentito o che sia tutto falso, per carità, però sicuramente quattro delitti che racconta lui sono impossibili che siano accaduti per come ce li racconta lui. Esatto. Poi qui possiamo discutere perché per come dei giorni interi, okay. Però quelle dinamiche lì sono impossibili, questo dobbiamo dire, l'ammette anche il Pretirini, quindi siamo sulla strada giusta, diciamo. Io volevo fare una domanda a tutti praticamente, perché eccoci. Secondo voi non è possibile che lui, preso da questo bisogno, ci aveva di compiere questo rituale, ora riferito a Baccaiano, volevo tornare, si metta e rischi di mettersi al posto di guida di una macchina che in quel momento secondo me non aveva né il parabrezza rotto né i fari rotti. Questo magari può essere successo che li abbia spenti dopo che la macchina era finita nel fosso e che quindi, appunto, però io dico, lui si è messo alla guida, è finito nel fosso e poi non volendo lasciare l'auto lì ha spento i fari con due colpi di pistola, insomma, anche perché il rilevamento dei bossoli ci fa vedere che lui quando gli ha sparato ai fari erano in mezzo alla carreggiata della strada. Posso? Sì, certo. Allora io scusate se approfitto, ma questo delitto praticamente a me, come sapete, un po' mi piace sviscerarlo il più possibile perché è davvero un rebus. No, allora io non dico che non sia possibile, ok? Però quello che diceva anche Valerio, la fantasia va bene, ma va fatta aderire ai fatti. E poi oltretutto ci vuole anche un minimo di verosimiglianza nella fantasia. Allora, giustamente, dice, potrebbe essere salito, vabbè, dice, al di là della riluttanza che uno può avere nel pensare una cosa del genere, perché dice, ma io non ci sarei salito, sì, ma te non mi ammazzavo, se mi è uno psicopatico, no? Quindi, quindi il ragionamento qui potrebbe difettare, però come sono avvenuti i fatti? Allora, noi sappiamo che questa è una persona che pianifica, eccetera, eccetera, sta macchina, sì, però attenzione, la strada è larga 8 metri, okay? L'auto è dentro la cosa, la corsa è come minimo 8 metri ma anche 10, la macchina viene rinvenuta col freno a mano tirato per tre quarti e con la retromarcia ancora inserita. Paolo sopravvive fino alle 8 di mattina, quindi Paolo è l'unico sopravvissuto, pure no, per poco tempo, ma lui viene estratto vivo, quando arrivano la polizia, l'autoambulanza è già stata lì, ha già preso Paolo, ha già inquinato la scena, per cui non si certo. Parla. Quindi la domanda è: il mostro va via con Paolo vivo perché sta sanguinando, siccome gli avanza due colpi spara ai fari, ma no, quando ha, aspetta, tre colpi. Uno al parabrezza e due ai fari, perché ma lui perché si accorge spara al parabrezza? Perché lui si accorge magari che, non l'ha, che l'ha ma lasciato non sì, morto Paolo. Perché non fa tre passi in più? 8 metri sono tanti da fare in retromarcia, ma sono poi per fare una falca. Poi calcola, no, torna anche dentro. No, aspetta, in un minuto e mezzo non ce la fa. In un minuto e mezzo, io ti dico, è la dinamica che ho immaginato io. Cioè lui ha talmente poco tempo che deve sparare ai fari, ma lui ha 9 colpi, a meno che non abbia ragione Valerio rispetto al 74. No, se la pistola è da... i bossoli sono 9. Poi potrebbe... 10 sono difficili da infilare, una, rischi di incepparla. No, i bossoli sono 9. 8 quelli ritrovati. No, 9. Allora, in due delitti vengono ritrovati 9 bossoli. Scopeti e Baccaiano. E sono i due delitti in cui evidentemente lui ha la necessità di svuotare il caricatore.
Perché uno penserebbe, però l'altro delitto invece parla di 11 colpi, 74, quindi c'è questi dubbi. Teniamoceli dubbi, nel senso, non, prima di prendere partito preso è bene vederle un po' di cose, quindi potrebbe anche averne di più. Ma lui perché non svuota il caricatore? Paolo ha solo una ferita mortale in testa, una sola. Perché lui deve usare due colpi per sparare ai proiettori? Poi ti faccio finire. Quando sono dei dubbi, ma quando c'è un vetro rotto, quando estraendo la chiave si spegne tutto. Perché quell'auto funziona così, nella vecchia Fiat, sì. Dovevi andare in un'altra posizione per tenere acceso, ma se fosse andato nell'altra posizione avrebbe avuto le luci. C'era tre posizioni, spento, esatto. La mezzana dove si accendevano, sì, i fari, e poi l'accensione. E poi la posizione garage, in cui però sarebbero state accese anche le luci posteriori. Quindi la polizia avrebbe trovato i fanali di posizione accesi, non li ha trovati, non c'è scritto. Avrebbe trovato la ventola accesa, la ventola è spenta, avrebbe trovato la luce di posizione. Allora, la posizione degli interruttori sono interruttore della ventola accesa, interruttore dei fari acceso, interruttore della luce di cortesia acceso, tutto spento. Perché? Perché non c'è la chiave. Perciò a quel punto se la spenta. Anche tutto. Se in realtà comunque c'è un guasto, se è stato divelto il rilevatore. Però allora, perché sprecare? Ma questa è una delle domande. Quando viene sparato il colpo sul parabrezza, che senso ha sparare un colpo sul parabrezza quando la macchina è già nel fosso? Fai tre passi, hai infili la mano dentro allo sportello e l'ha fatto, c'è un bossolo dentro. A meno che mentre cercava di fuggire, si è reso conto che c'era segni di vita, ha provato a dare l'ultimo colpo dall'esterno e poi è scappato. Ma secondo me qualcosa... Posso fare una domanda? Ma perché gli spari alla fine al fari? Servo pastore. E non, diciamo, no, una delle prime cose? Magari uno spara a parabrezza... Scusate, pubblicità. Si va in fascia, due minuti, torniamo. Chi chiama, chi telefonando o chiama dopo, rimane in linea, fa squillare. Silenzio, bene, siamo tornati. Chi stava parlando di noi, che non mi ricordo? Lui. Voleva intervenire Valerio, poi facciamo parlare... No, stava parlando lui. Stava... Sì, era la domanda su questi spari di fari, che mi immagino magari il mostro che è visto in qualche misura, spara prima a parabrezza, poi fari, di modo da tenere in trappola questi due poveri ragazzi, e poi dopo magari scattano con la macchina per scappare e lui si avvicina per finire, ma la macchina mai al buio totale, quindi disorientata. No, poi facciamo parlare lui. In tutto questo va benissimo tutto quello che ci vuole, però devono tornare tutti gli elementi, fra cui i bossoli rinvenuti sul terreno. Beh, capito? Cioè, nel senso, non è che noi non abbiamo dei vincoli, noi abbiamo dei vincoli dentro, è come quando tu fai lo slalom fra i birilli e devi evitare i birilli, devi passarne bui, e noi dobbiamo passarne buchi degli elementi, cioè, quindi si sa che gli spari ai fari sono quando la macchina è sul fosso? Sì, sono i bossoli sono davanti ai fari, ce n'è tre davanti ai fari sull'asfalto, la posizione non è certa perché essendo sull'asfalto può essere passata un'auto e può essere spostato uno, due, tre, certo. Però ci sono, come ha detto Valerio prima, tre bossoli sulla piazzola più o meno in corrispondenza del vetro sinistro, due sul limitare della piazzola, quindi al prospiciente la strada, tre sono davanti all'auto, i fari, i vetri dei fari sono in terra davanti ai fari sull'asfalto dall'altra parte della strada. Per questo ti dico, sì, va tutto bene, ma ci sono degli elementi che ci vincolano. Scusa. Abbiamo una telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Buonasera, ciao. Ciao, sono Paolo da Monza, mi sentite bene? Sì. Sì, buonasera, ciao. Paolo. Ciao, ciao Angelo. Ciao, buonasera. Allora, io chiamavo per questo, siccome stavo sentendo la ricostruzione e le considerazioni di Luca Scuffio, che mi sembrano perfette, no? Fino a un certo punto. Però mi domando perché sia così strano pensare che l'assassino sia salito sull'auto. Cioè, per dire che non è salito, dobbiamo ammettere anche che la seconda coppia che è passata di ragazzi con la macchina deve aver sicuramente visto la macchina con i fari spenti, e questo non è sicuro. Se fosse stata con i fari accesi, può darsi anche che il mostro fosse già in macchina, e quando è uscito dall'auto, dopo il passaggio di quell'auto, ha sparato ai fari,
anche perché i fari puntavano, e lo vediamo nel video di Nicola Blasco ad esempio, che è stato fatto molto bene, i fari puntavano proprio verso quella che potenzialmente potrebbe essere la via di fuga, cioè la direzione dove c'è quel torrente lì vicino e dove presumibilmente dall'altra parte c'è un tratturo che ricorda molto le scene dei delitti del mostro in precedenza e poi successivamente. Quindi secondo me non è così strano, e del resto c'è anche una testimonianza molto forte, molto diciamo convinta di uno di quelli della Misericordia che sono intervenuti sul luogo del delitto, che è mi pare Gargaglini, che è strasicuro, nonostante a processo cerchino di fargli dire il contrario, è strasicuro di aver estratto Paolo sul sedile dietro, addirittura spostando il sedile davanti, quello reclinabile, per poterlo estrarre. Ora, secondo me, tutti quei testimoni che c'erano quella sera, parlo di quelli nelle auto e via dicendo, poi anche quelli della Misericordia, secondo me hanno un po' tutti ragione, anche quelli che hanno visto presumibilmente Paolo davanti, nel senso che probabilmente la dinamica è stata proprio quella lì, cioè a un certo punto lui, se fosse stato in macchina, si è nascosto, si è reclinato in avanti aspettando che la macchina passasse, poi è uscito pensando già di andarsene, ha visto Paolo vivo o comunque rantolante, ha sparato un colpo nel parabrezza e dopodiché ha spento i fari perché puntavano esattamente verso la via di fuga, la situazione oramai era ingestibile, pericolosissima, e poi ha lanciato le chiavi nella direzione opposta a mo' di perdita di tempo. Questa, concedetemela, magari una considerazione più stile Filastro, ecco, però potrebbe essere, ecco, in questo secondo me ha fatto un gran lavoro Nicola con il suo video, col sopralluogo, che secondo me è molto verosimile. Poi volevo dire un'altra cosa e mi fermo, sarò brevissimo. Secondo me comunque Paolo ha tentato di saltare davanti, a mio modo di vedere, perché c'è una ferita di cui si parla ad esempio anche negli interventi di Filastò, una ferita sulla caviglia di Antonella, che proprio sembra che si sia spaccata la gamba dalle foto che ho visto. Secondo me è una ferita che è avvenuta perché Paolo, nella concitazione, tutto ha cercato di andare davanti per accendere la macchina e scappare, e nel farlo è salito con tutto il peso sulla gamba di lei, perché altrimenti non saprei effettivamente come possa essersi provocata quella ferita. Tra l'altro Filastò dice una cosa secondo me abbastanza inverosimile in quel caso, cioè dice che lei, mentre lui cercava di guidare, di portare via la macchina, scalciava e si è fatta questa lesione, praticamente una lesione quasi vitale, dice, scalciando contro il sedile. Per me è un po' assurdo, a me sembra più così, ecco. Niente, tutto qui. Se magari, ecco, Luca mi può rispondere o chi vuole, ecco, in questo senso. Io non ti rispondo perché per me scalciava sul sedile, quindi non posso risponderti. Luca, prego. Francesco, non so. Pensavo Valerio. Valerio. Vabbè, guarda, cerco di essere rapido perché sto parlando altro io. Ma allora sì, allora intanto una cosa, i testimoni, come dici tu, non soltanto uno dei soccorritori, tutti e quattro, esatto, dicono era dietro Paolo. Quindi su questo io non ho dubbi. I ragazzi sono un pochino più confusi perché comunque gli viene un po' impedito di parlare anche a loro, cioè sembra che, perché sono tutti testimoni della difesa questi qua, e loro però pare, sembra che abbiano detto che Paolo l'avevano visto davanti, sicuramente lo dichiarano al giornale, perché c'è un articolo di un giornale due o tre giorni dopo in cui dicono no, Paolo era davanti, e c'è da dire che la polizia sul luogo verbalizza dei testimoni che non potevano altro essere che questi ragazzi, che dicono che Paolo era davanti. Domanda: queste due testimonianze sono contraddittorie fra di loro? Ma hai già detto tu? No, o meglio, non necessariamente, perché sono in due tempi diversi. Perché loro dicono di aver visto Paolo davanti, ma poi sono andate a richiamare i soccorsi. L'auto è rimasta da sola, abbandonata per almeno un quarto d'ora, fino a che non è arrivata l'ambulanza. Quindi i testimoni vedono Paolo davanti, l'ambulanza vede Paolo dietro, ma è passato un quarto d'ora. Domanda: può essere successo che Paolo si è gettato avanti? Prima ancora ti dico una cosa: se il mostro fosse salito avesse voluto spostare quella macchina, perché non sposta Paolo
sul sedile anteriore destro del passeggero. Intanto perché non lo butta fuori dall'auto? Perché è dentro una piazzola, se fosse stato lì dentro, protetto da cespugli. Non lo sappiamo questa cosa qui. Lo tira fuori e lo mette dentro un cespuglio. Poi prende l'auto e se ne va perché è interessato Antonella. Certo. Va bene, se lo vuol portare dietro, perché non lo sposta nel sedile anteriore destro? Ma perché destro? Non può averlo fatto, secondo te? No, non lo ha. No, perché Paolo l'ha trovato dietro. Paolo l'ha trovato dietro, ma non può essere che l'abbia spostato lui. Se il sedile era già reclinato di partenza, può darsi semplicemente che lui, quando ha cercato di guidare, cioè di Paolo intendo, quando ha cercato di saltare. No, scusami, no, non ho capito bene. Cioè, io la intendo così, ti dico come la vedo io la ricostruzione. Sì, sì. Secondo me Paolo, scioccato dalla ferita sanguina sullo sportello, si produce quella famosa colatura. Nel frattempo il mostro si ritira perché stanno forse passando Francesca, Monica e Rossana e fanno la scuola guida. Esatto. Potrebbe essere, no? Potrebbe, certo. Per esempio, quindi lui ha già sparato forse. Non lo so. Sì, mi sembra verosimile. Sì. Potrebbe, e quindi magari si è ritratto. Paolo può aver approfittato, mi fanno cenno di no, ma poi gli faremo parlare. Paolo può aver approfittato di quel momento per schiacciare l'acceleratore. Ci sta che la macchina fosse già accesa. Quindi deve solo ingranare retromarcia. Qual è l'obiezione? Dice, ma c'aveva delle ferite piuttosto pesanti. Allora, io, siccome per me non considero mai una cosa impossibile se già si è verificata, e non considero mai possibile se non si è mai verificata, cioè diciamo, io per me possibile e impossibile sono categorie un po' troppo esagerate. Certo. Si è verificato o non si è verificato? Zodiac, sì. Che è successo? Majo, che è il ragazzo che è sopravvissuto, stava davanti, sì. Si becca una calibro 9 in faccia, praticamente. L'assassino, che è Zodiac, dopo aver ucciso la ragazza e stava dall'altra parte, perché nel sedile del passeggero ci stava Majo, se ne va. Majo si lamenta e l'assassino ritorna e gli spara un'altra volta. Cosa fa il ragazzo? Lo vede tornare, intuisce che sta tornando e si catapulta. Lo vedete nel film, perché quel film è fatto molto bene. Si catapulta sul sedile posteriore. Sì, è vero, l'auto è un pochino più grande, quindi lui è più facile, ma quella di Paolo è inclinata all'indietro di 30 gradi. E il sedile è semi-reclinato, quindi anche lui non avrebbe grosse difficoltà a fare una cosa. Ma Joe ha delle ferite che sono molto simili a quelle di Paolo e sono calibro 9. Altra cosa, questa me la sono vista l'altro giorno su Real Giallo. Una donna in casa, entra un assassino prezzolato per ammazzare il suo marito, ma spara anche a lei, calibro 22, la coglie in un orecchio, lo faccio un po' come Valerio prima, la coglie nell'orecchio, gli si schianta il proiettile, gli si frantuma e gli si ferma sull'arcata dentale dalla stessa parte dell'orecchio. Avete presente questa ferita? Per chi la conosce, è identica. La donna cade in terra e sopravvive e dice che rimane stordita per un po', mentre l'assassino insegue il marito, lei dopo qualche secondo si rialza, esce di casa, va dalla vicina e fa il 118. Fa il 911. Con la stessa identica ferita, resta stordita, certo, perché è nell'orecchio, si rialza, esce di casa, suona alla vicina, telefona e chiama il 911. Quindi queste ferite sono invalidanti. Quello che volevo dire, se il mostro voleva spostare Paolo e portarselo via, c'aveva il sedile del passeggero vuoto accanto, perché non l'ha messo lì? Bastava andare dall'altra parte e tirarlo per la cintura. Beh, se il sedile però fosse stato reclinato già all'indietro, perché loro erano appartati, non lo sappiamo perché purtroppo ci sono state anche... No, perché sennò si poteva solo spingere dietro, capisci? Se fosse stato un po' reclinato, poteva solo spingerlo, ma è venuto comodo spingerlo verso... Ma una 127, o meglio una 140, sì, come era, della Seat, una 127, non ha tanto spazio sopra, sì, per, sì, entrare, no, dentro, ma... Ripeto, sono manovre assurde, ma poi perché usare due colpi sui fari? La via di fuga. Sì, siamo d'accordo, lui li vuole spengere quei fari, ma li poteva, se lui era in una condizione di tranquillità relativa, se lui non aveva assoluta necessità di sparare a quei fari, lui li avrebbe spenti. Con l'interruttore? È grande come un badile quell'interruttore, una 127 ci sei mai entrati dentro, c'è scritto sopra. No. Insomma, però, si vede bene, è lì, c'è il vetro rotto, infili la mano dentro, giri la chiave, cosa che lui ha fatto e che ha buttato, perché spara a dei fari? Attenzione, se lui avesse già girato, dici giustamente che magari forse i fari erano accesi, ma quando la polizia arriva i fari non erano accesi.
Chi l'ha spenti? Quando sono stati spenti i fari? È vero, hai ragione. Potevano essere ancora accesi quando sono passati. Perché ragazzi, noi abbiamo solo la loro testimonianza. Quindi loro potrebbero anche aver detto: hai ragione, ma chi l'ha spenti? Fra la, i ragazzi arrivano e la polizia. Prendere chiavi, quindi spegni il quadro. Allora prima spara i cosi e poi prende. No, ma aspetta, tu stai parlando di fari spenti dopo che ha sparato i fari? Cioè, è certo, se erano già spenti, perché gli spara? Cioè, se lui ha tolto la chiave, i fari erano spenti. Sì, ma lui la chiave l'ha tolta dopo, secondo me. Però, sì. Ovviamente, non so. Però... Sì, però, te, cioè, stiamo rasentando... Ragazzi, non mi mandate in confusione lo scuffio. No, siamo d'accordo, ma... lui ha le obiezioni... Ti ripeto, se lui fosse stato in una condizione di relativa tranquillità, cioè, io credo che per sparare a quei fari, con il ragazzo che sopravvive, sprecando due colpi sui fari, vuol dire che lui non aveva scelta. Non, ha non poteva pensare. Lo sparo al parabrezza, però, che tu dici. Ma secondo me lo spara. Allora, perché non ho comprato. Perché lo vieni randolare. No, io ti dico questo. Come ho spiegato, se Paolo viene stordito come quella donna di Rialgiando e il mostro si è ritirato perché sta passando l'auto della scuola guida, per esempio, o una qualsiasi altra auto, certo. Non è detto sia quella, però sono 36, sono 90 secondi, quindi comunque, sì, diciamo fosse fatto. Quella. Paolo si rià e sballa indietro. Il mostro che fa a quel punto? O scappa o insegue. Per questo dico, quel delitto ci racconta che è lui sceglie di insistere. Quindi cosa fa? Si riavventa avanti, la macchina sta già arretrando, spara un colpo e lo colpisce Paolo sulla spalla a sinistra. Il perito settore dice quel colpo lì non ha attraversato nessun ostacolo perché è tondo, gli è entrato nella spalla. Quindi il mostro vede la macchina, gli sfila davanti, gli primo gli passa. Ti torna? Sì, no, mi mancava questo aspetto qua. E gli spara un colpo, ma la macchina non si ferma, lo sappiamo. Quindi l'auto prosegue, il mostro è sempre fermo lì, cazzo, non si è fermata. A quel punto vede il davanti, perché l'auto è già andata indietro. Spara un altro colpo, nel parabrezza, nella speranza di fermarlo, perché quello è un colpo da disperato. Se non lo spara subito, quello è un colpo di disperazione. Perché se la macchina fosse stata lì davanti a lui, non passa nessuno. Faccio due passi, infilo la mano dentro e completo l'opera. Che bisogno ho di sparare ai parabrezza? Ripeto, Paolo è sopravvissuto fino alle 8 di mattina. Certo, no, ci devo riflettere, sì. Sentite, io volevo dirvi una cosa, per chiudere il mio intervento e poi vi lascio, che non voglio rubare tempo a nessuno, ovviamente. Questo delitto, secondo me, è veramente emblematico del mostro, per tanti motivi, cioè... Secondo me in questo delitto si capiscono un po' di cose, cioè il fatto che molto probabilmente in questo soprattutto si capisce che lui è da solo, secondo me. E poi c'è anche da dire che se ha fatto quello che ha fatto con la ricostruzione che ha fatto Luca, non aveva intenzione di fare le scissioni probabilmente. Quindi è uno che fortemente è interessato a... fare una sorta di battaglia con la polizia, con gli inquirenti, già da allora, perché se no non avrebbe senso, cioè se lui si muove soprattutto per ottenere quelli che sono i feticci alla fine, come li chiamano erroneamente, secondo me in quel caso si evidenzia il fatto, se è andata veramente così, che è più una battaglia contro gli inquirenti quanto che per prendere le parti femminili, secondo me, perché in quel caso non avrebbe, cioè era già fortemente improbabile dall'inizio e lui lo doveva sapere che poteva fare quello che doveva fare lì in quel posto, perché la via è ovviamente trafficata e lui non è che non lo sa, cioè se uno è capace di fare una cosa del genere, chiaramente uno che ha sempre pianificato probabilmente da quello che emerge, cioè secondo me o ha fatto un delitto, ha cercato di fare un delitto dove non doveva ottenere niente da portarsi via, come è successo nell'83 e in altri delitti precedenti, o altrimenti è andato in un altro modo e voleva andare via con la macchina e spostarsi da qualche altra parte. Cioè i casi sono due, ovviamente non ci arriveremo mai a saperlo probabilmente, a ricostruire questa situazione, però se così fosse, secondo me è proprio un gusto di cercare di contrastare gli inquirenti, di metterli in difficoltà e basta, perché altrimenti se il suo fine ultimo è quello di portare via parti femminili, lì secondo me sapeva benissimo che era praticamente impossibile se doveva rimanere lì, e in questo ricorda molto secondo me Zodiac. Poi detto questo, vabbè,
grazie per tutto, perché siete bravissimi. Grazie a te. E nulla, comunque c'è il video di Nicola che è fantastico, ragazzi. Cioè, io abbiamo capito che sei innamorato, ecco. Nicola, l'hai detto 300 volte. Ah, io ma noi ti si vuole bene lo stesso. Grazie. Ciao, bene, dai, ciao. Prego, chi è che voleva rispondere? Prego. Allora, io volevo prima chiarire, secondo me però può darsi anche che lui abbia messo il ragazzo dietro, appunto perché volendo salire in auto lui e spostare la macchina sarebbe stato più sicuro per lui viaggiare con due cadaveri dietro piuttosto che con un cadavere accanto. E soprattutto le colate di sangue però, ti ripeto, sono perpendicolari sullo sportello. Quindi la macchina si trovava in posizione normale in quel momento. E se ha perso, secondo te ha perso tutto il sangue nel tratto che ha fatto, cioè negli 8 metri? Però sì, perché se guardi la foto. No. Come ti ho detto, lui sanguina sullo sportello nel momento in cui riceve colpi sulla guancia e sull'orecchio. No, infatti, lo conosco bene, ma questo dimostra che lui era seduto lì. Lui dimostra che era seduto ante. Però se guardi. Certo. Questa non è una foto, secondo me, che riproduce la scena del crimine. Questa è una foto, a mio avviso, scattata dalla polizia scientifica. Sono stati loro a reclinare il sedile. No, ma io non ti perché... parlo del sedile. Ah. Io ti parlo della macchia di sangue che stanno sulla parte bassa dello sportello. Parla al microfono. Quindi, secondo me, vuol dire che il sangue è sceso perpendicolarmente. E che... Vedi? È macchiata la parte inferiore. Queste sono le pedate dei soccorritori. Quindi sì, ci vorrebbe anche la foto, dici, della macchina, dell'interno auto. Cioè, sono d'accordo con quello che dici. Microfono, parlate al microfono. No, sono d'accordo, ma poi basta, che se no, io sono d'accordo con quello che dici tu, ma perché contrasta con quello che dico io? Perché se, come pensi te, lui si sia reclinato quando la macchina è già inclinata, il sangue... No. Io ho detto all'inizio... Quindi lui con la testa sullo sportello... Lui riceve due colpi. Lui riceve due... Allora, no, la spalla mentre si muove. Lui riceve due colpi in faccia. Mentre ha la testa completamente spostata da Antonella. Antonella gli ha spostato la testa e siccome lei è lì davanti anche lei si becca invece un colpo di traverso sulla fronte e un colpo diritto in fronte e la uccide immediatamente. Il cadavere dell'Antonella è dietro. Muore subito, è dietro, sì, certo. Quindi non è davanti. No, lei è dietro. E poi anche alle grandi e l'altro loro, infermiere. Sì, aspetta, ma quello è dopo. Quindi la dinamica iniziale, per come la vedo io, e siccome questo diritto è casinato di sicuro, quindi io ti dico il che penso io, poi cioè, ognuno pensa. Però io cerco di far combaciare i dati, e uno dei dati fondamentali è quella colata di cui parli e quel sangue che si vede. Vuol dire che lui gli ha sanguinato tanto, quindi lui era davanti per me. Però è stato trovato dietro, sì. E questo non c'è dubbio. Allora, tolto questo... Io come la posso conciliare questa cosa? Probabilmente i colpi che lui riceve, che non sono mortali, sono molto, lì perde tantissimo sangue, perché lo dice Maurri, quella è una zona erroratissima, la guancia. Quindi, e tant'è che c'è anche un tentesimo, lasciamo perdere, se no perde tanto sangue, va bene? È una zona molto irrorata di sangue. La cosa nell'orecchio lo stordisce, come gli ho detto, quella stessa ferita non è non ha impedito a una donna di correre a cercare aiuto, una ferita è dentro. A lui ha ricevuto una ferita identica, però l'ha stordita per diversi secondi, se non addirittura. Quindi lui probabilmente dopo quelle due ferite appoggia la testa sulla cosa. Il mostro vede passare, che ne so, una macchina, due macchine, non sappiamo, una può darsi. Quindi dopo aver sparato, anzi guarda, ti dico come l'è andata. Io vi dico come l'è andata, perché è andata così. Scusate, vi piglio un po'. Cioè, mi prendo, prego. Mi autoprendo per il. Noi ti si vuole bene. È andata così. Il mostro lì davanti non sa se attaccare o no. Attacco, non attacco. La situazione è un po' così. C'ha la pistola, è indeciso. Che succede? Paolo mette in moto la macchina. Prendere o lasciare. Paolo mette in moto la macchina. E ora? E lui prende. Se vi dico. Ma interrompi il pathos.
microfono. No, perché l'Antonella è già vestita. Lui è completamente vestito. Il rapporto è concluso. Lei gli manca solo la cintura. Andiamo, via. Non sono tranquilli. Anche perché mette in moto la macchina, non è ancora dietro. Probabilmente dice: aspetta, usciamo da qui. Appena siamo fuori, tu ritorni davanti. Quindi, nel momento in cui lui mette, perché sennò sono troppo concomitanze, nel momento in cui lo mette in moto e c'ha il motore acceso, il mostro arriva, Antonella che è dietro vede, oddio, gli sposta la testa, riceve due colpi, ricade sulla cosa, ma sta arrivando anche l'auto. Non è possibile che Mainardi illumini accendendo i fari, magari il mostro si sta avvicinando. Questa è De Gotia, potrebbe essere successo. Però attenzione, l'attacco avviene di sicuro da sinistra, qui spero non ci siano dubbi. E se lui, De Gotia cosa dice? Se ce lo dici te ci crediamo. È chiaro, no, ma ho ragione io. Certo. No, scherzo. No, ma cosa dice De Gotia? Dice, lui accende la cosa, il mostro è davanti, si vede illuminare, spara un colpo per incapacitare il... Ma insomma, spara un colpo al vetro per incapacitare. E perché, scusa, se c'è due persone dentro e sai c'è due persone dentro, spari un colpo al vetro. Se t'ha beccato in una posizione che non ti è congeniale, perché tu ci svuoti il caricatore lì dentro a quel vetro? No, un colpo, pam! Poi che fa? Gira, nel frattempo che gira, dentro restano tutti fermi dove sono, perché lui si becca il colpo sulla sinistra, sì, vabbè, un po' spostato, però gli beccano vetri, Antonella non si butta sotto la macchina e lui spara, ma sei di davanti, svuoti il caricatore. Ti ha beccato, sei in una posizione, sparo, te non sei convinto di questo. Sì, può tornare benissimo. Aspetta, questa... non è finita, aspetta. Oh. Perché lo mi dimentico. Dov'è il bossolo di un colpo sparato davanti? Vero? Dov'è il bossolo di un colpo sparato davanti all'auto? Te sei davanti all'auto, te spari un colpo nel vetro, il bossolo vola dietro di te a 45 gradi e quindi finisce o nella boscaglia oppure lo ritrovano. Infatti l'hanno ritrovato, no, ne hanno ritrovati tre. No, li hanno ritrovati tre accanto al finestrino, dentro al bosco, no? O ne manca uno? No, sulla strada ne hanno trovati tre. Sulla strada i bossoli ritrovati sono 9. Quindi infatti, manca un decimo colpo? E il decimo colpo non lo sta, potrebbe essere, però manca un colpo, non c'è quel bossolo. Quel bossolo lì non si trova, non esiste. I primi bossoli si trovano andando verso la strada sono i tre accanto ai finestrini. Ma perché, ripeto, tre nel mezzo. No, stiamo parlando dell'inizio, perché questo mi stai chiedendo, cioè mi sembra, no? No, ma quello che ti voglio dire è che potrebbe tornare, sia come dici te, perché il rinvenimento dei bossoli ci sono anche tre. Ci sono anche tre bossoli nel centro della strada. Ma questi bossoli corrispondono ai tre bossoli, ai due fari, quanto meno due no. Perché? Perché no? Sono tre, due fari e il parabrezza, mentre sta andando via. Magari sperando che la macchina che passa... Potrebbe anche essere un colpo sul parabrezza, potrebbe anche essere... Magari pensando che la macchina che passa, se lui spinge fari, pensa appunto se non è come ti ho detto, il colpo al parabrezza io lo vedo più... Allora, perché ci sono due colpi sul limitare della piazzola? A cosa corrisponderebbero sti due colpi? Uno alla... No, uno alla schiena, secondo me, perché in fronte, in faccia... Alla ragazza dietro. La ragazza è già morta. La ragazza muore subito. E se no esce. No, la ragazza non c'ha veramente niente. Appunto. La ragazza non c'ha nulla. C'ha l'aletta del naso ferita, che probabilmente sta a un vetro. E poi c'ha cucita la fronte, ma cucita in senso è un taglio sottocutaneo, tramite sottocutaneo. Ma siccome quello che ti sto dicendo io, è siccome il vetro di sinistra. Ma se loro. Se la ragazza non fosse morta, tutto quel sanguinamento verticale denota il fatto che quella macchina è stata ferma per almeno 30 secondi lì in quella piazzola. In questi 30 secondi, te che non sei ferito e sei dentro l'auto, che tu fai? Resti lì? Io penso che sarei uscito. No, ma infatti la ragazza e poi è la prima in fronte. Ragazzi, perdonate, c'è la fascia. Un attimo. Allora dovrebbe essere l'ultima mezz'ora, purtroppo, per fortuna. Bene, siamo tornati, non dico l'ultima mezz'ora né tre quarti d'ora, ma io e Daniele abbiamo deciso di dare altri 20 minuti a questi ragazzi e poi andiamo tutti a letto. Allora, chi stava parlando mi sa che... Valerio, prego Valerio. Vai Valerio. Riflettevo su un particolare. Quando passano i ragazzi della scuola guida, vedono il vetro appannato, maledetti vetri appannati, e la luce di cortesia accesa.
C'è il dubbio che magari quando sono passati loro poteva già essere accaduto, però io non penso, perché se lui ha esploso, ha fatto esplodere il finestrino, non credo che i vetri potessero essere, forse sarebbero disappannati, presumo. Non so quanto tempo ci voleva, però forse sarebbero disappannati. Oh, che mese era? Però secondo... Che mese era? Era giugno, 19 giugno. Beh, se i vetri sono aperti, già non se, per conto mio d'estate non si appannano. Però loro dicono che l'hanno visto. Ma d'inverno sì. Io... Sì, no, ho capito. Però... Ma te a giugno di sera che stai già bene... Chiudi tutto, fa un caldo sabbaia? Però non conosciamo fai una saponata, non fai. Conosciamo le condizioni di umidità. Quello per carità, esatto. Di Dio. Ora, però... E poi insomma alla fine si sa che quando due ragazzi vanno a fare l'amore molto spesso a rapporto avvenuto, perché non abbiamo fatto la premessa d'origine, no? Che questo è l'unico delitto in cui la coppia viene uccisa a rapporto... Aveva già consumato, cosa che avviene solo c'è qui. La certezza? Allora, la certezza non c'è mai in questo caso, però abbiamo un preservativo che viene trovato usato, sembra, quindi presumibilmente il Mainardi aveva finito, si stava rivestendo, era nella fase della rivestizione. Perfetto. Tanto che si è detto che alla fine bastavano pochi secondi e poi sarebbe scampato l'assalto, no? Quindi al 90% credo che... Ma la cosa che non mi torna sono finestrini chiusi a giugno. Ma forse per la paura del mostro, può darsi che li abbiano tenuti chiusi in questo modo, non lo sappiamo, perché... Sì, Antonella, ma tutti avevano paura. Il fatto che si trovasse su una piazzola sulla strada era anche indice che aveva già detto a delle amiche che era terrorizzata da questa cosa. Infatti avevano già opzionato una casa per sposarsi. Ecco. C'è una cosa da dire. Io penso che l'omicidio sia avvenuto proprio quando è passato 2 minuti, fra quando sono passati, ecco. Però quando passano gli altri, la scena è già oscurata. Quindi io credo che lui, non penso che faccia un omicidio per andare a finire sui giornali, io credo che faccia un omicidio per avere quello che vuole, cioè vuole il pube della ragazza, punto. E non sappiamo se nell'82 avrebbe preso anche il seno, non lo sappiamo questo. Però io credo che a un certo punto lui è stato abbastanza intelligente dal suo punto di vista. Una volta che Mainardi è scappato, una volta che la macchina è finita nel fosso, lui ha pensato una sola cosa: scappare, prendere più tempo possibile, perché non è che spara solo ai fanali. Se questi ragazzi sono fuggiti con la luce di cortesia accesa, vuol dire che loro stavano in qualche modo, avevano appena terminato, si stavano vestendo. No, lui non spara solo ai fanali, lui, avendo terminato i colpi, le luci di posizione, lui una venne frantumata, e tutte e due, quindi vuol dire che perde tempo lui, perde tempo, deve proprio fare la totale oscurità. Poi il fatto, non solo, la luce di cortesia viene trovata, sembra che gli abbia dato un colpo o qualcosa del genere, quindi sembra che lui dalla fretta... Cioè sarà spenta? Sì, è stata rotta. Perché sì. Io mi ricordo le macchine a quell'epoca, la luce a parte era molto piccola, aveva una levettina laterale che era spento. E questa era accesa, credo, vero? C'era sull'accesa. Allora, la prima posizione. La prima posizione era spento e si accendeva solamente quando aprivi lo sportello, che c'era i famosi pulsantini laterali, e poi c'era acceso. Basta. Cioè la levetta faceva questo 0-1 praticamente. Velocissimo, è contraddittorio perché sul verbale c'è scritto la luce, la levettina è sullo 0, fra parentesi acceso. Che vuol dire? No, no, questo è un errore grossolano. Perché lo 0 è spento, eh? Questa foto che hai fatto vedere tu, che si vede il sedile del conducente sdraiato, non è quello che hanno trovato loro. No, sono stati soccorritori. Lo dice. No, non sono stati soccorritori. Perché i soccorritori, per estrarre il corpo di Mainardi, loro dicono che hanno ribaltato tutti e due i sedili, credo. No, uno. Dice uno. Dice, allora, c'è il Mainardi che dà una versione. In più c'è un altro infermiere che è intervenuto. Gargalini, esatto, che dice che il Mainardi non è entrato in macchina, tra l'altro.
Manardi? No, perché avevi detto il Mainardi. No, volevo dire il Gargalini forse. Praticamente il Gabbiadini dice la stessa cosa, e lui è entrato dalla portiera di destra, si è accertato che Antonella fosse morta, in quel momento ha visto il cadavere del ragazzo sul posteriore, ha visto che era ancora in vita e ha reclinato, prima ha cercato la leva dell'anteriore, non c'è riuscito, e non la trovava, dice, perché nella fretta non la trovava, e dice che ha reclinato il posteriore per avvicinarsi al ragazzo e rendersi conto delle sue condizioni. Poi quando hanno portato via il ragazzo, lui dice, lui l'ha tenuto per la testa, tappandogli l'emorragia, perché appena l'hanno spostato, dice, il sangue è ricominciato perché era vivo, a schizzare e praticamente ha macchiato il sedile anteriore. Però Gargalini dice che il sedile del conducente l'ha rimesso nella posizione originale, prima l'ha buttato giù per sentire il polso perché non ci arrivava, e poi l'ha ritirato su. E infatti la polizia scientifica, quando arriva e ti descrive, non ti dice che il sedile del passeggero è del tutto reclinato, non ti dice questo, dice leggermente basculato indietro. Poi c'è un altro verbale che viene fatto quando la Della Monica va alla caserma di Monte Spertoli, mi pare di Signo, dove era posto? Signo è stata portata a Monte Spertoli. Mi ricordo a quale caserma si è stata. La macchina assigna. La Della Monica interroga tutti a Monte Spertoli. Sì, però quando fanno di nuovo il verbale della macchina assigna, è lì che dicono che il sedile del conducente tocca il divanetto posteriore, quindi secondo me questo divanetto posteriore è stato buttato giù dalla scientifica per poter fare le foto delle macchie di sangue, però originariamente non era messo così, però al processo Canestro, secondo me, non so se lo sapevo o meno, però quando vuole far cadere in contraddizione Gargalini gli mostra questa foto, dice ma scusi, lei come ha potuto estrarre Mainardi col sedile in quelle condizioni? Risponde che lui non l'ha lasciato. Lui dice non lo so, forse è ricaduto da solo all'indietro, cosa che non può essere, ovviamente. Però riguardo a quello che dicevi tu, sono stati trovati, hai detto, sia sul viso, penso, sia di lui che di lei, schegge di vetro. Questo mi chiedo se anche nel 74 li hanno trovati, perché se non li hanno trovati avresti dovuto trovarli, ti esplode un finestrino in faccia, o almeno diciamo sul... Non lo so. Dovresti trovare... No, torniamo su Rabatte in consultamento, ma è vero, ci ripensavo perché ci sto ripensando in questi giorni, che, convincendomi, e ecco l'altro elemento, me l'avevi anche scritto, in effetti una bella sparata direttamente dal finestrino frantumante verso Pasquale o la coppia una sopra l'altra, in effetti dici non sulla faccia di Pasquale ma su tutti i corpi una traccia di un vetro, a fronte del fatto che noi continuiamo a divulgare il fatto che la maggior parte del finestrino era esploso all'infuori, con i frammenti all'infuori. È vero, questa è un'altra concausa, è affrontare queste problematiche logiche. È vero, non ci sono tracce di ferite da vetro che invece troviamo in moltissime altre vittime, come Foggi, quelle classiche che stanno sul vetro. Baldicambia, questo è un altro elemento, rimane indeterminato, io propendo per la destra. Un'altra curiosità riguarda Baccaiano, visto negli altri omicidi, alcune telefonate sono certe, tipo quella ha fatto ritrovare la borsa alla Pettini, oppure quella che fece a Vicchio, che indicò insomma il luogo dell'omicidio, oppure quando fu chiamato la mamma della ragazza uccisa a Calenzano, ora non mi ricordo. Ecco, secondo voi appunto le telefonate fatte all'infermiere erano fatte da il mostro? Secondo me no, assolutamente. Allora, alle grandi per me è stato sempre una persona che avrei voluto incontrare, ma dopo aver sentito la testimonianza e il controinterrogatorio di Canessa, secondo me Canessa aveva perfettamente ragione. Io ho dubbi che l'abbia mai ricevuta queste telefonate. No, ma magari una sì. Io penso che non l'abbia mai ricevuta. Valerio, magari una sì, poi magari l'ho. Sì, ma lui si contraddice, prima dice che l'ha ricevuta, poi dice che ne ha ricevute prima 12, poi al processo dice solo 2. Sì, esatto, io ho qualche dubbio su Sì, anch'io sulla vericità. Lui ha anche detto una volta che il mostro gli ha detto che farà una brutta fine, poi ha ritrattato. O lo prendevano in giro, o qualcuno lo prendeva in giro. Canessa, ipotizzava. Su questo secondo me Canessa aveva ragione. Io avrei una domanda. I fari, questi famosi fari, c'è la possibilità che magari lui vedeva
una macchina a venire, una luce da lontano, o stavate parlando anche della dell'ambulanza o qualcosa del genere, e lui non aveva la possibilità di fuggire in un'altra zona che nella direzione dove andavano le luci dei fari, quindi da lontano forse ha sparato i fari. Siccome non è che spara solo ai fari, lui si prende la briga e quindi perde tempo a rompere le luci di posizione. Non credo che le luci di posizione gli fanno la luce tale per cui io credo volesse oscurare la scena, far credere forse quello che poi hanno creduto, cioè che era un incidente. Perché mi veniva la però idea, però se ha fatto questo vuol dire che quest'uomo pensa in modo veloce, pensa in modo veloce, quindi non è un sì, esatto, mi veniva se ha uno svantaggio solo, lo recupera. Mi veniva solo l'idea che non aveva la possibilità di fuggire, doveva nascondersi al momento finché magari è così che è andata. Provarsi scusa. Sì. Ragazzi, okay. Dovete parlare una domanda su Allegranti, ma queste telefonate siamo sicuri che se le sia inventate lui? Sicuro no? No, sicuro oppure no. Perché non mi accontenta pensare che se le sia inventate. Quali possono essere le probabilità? Un giornalista impazzito, ho sentito dire oggi. Praticamente c'è la possibilità che la mette in in discussione proprio Canessa a processo, che se ha un amico e gli sta facendo degli scherzi. Anche perché lui dice, prima di averne ricevute solo due, si può lo dice lui stesso, Allegranti disse, perché, ecco. Eh sì, altro che Lotti, Allegranti è un bel mitomane secondo me, come diceva Canessa, un burlone, possibilmente. Comunque queste cose, tutte queste eventuali telefonate non hanno un seguito, nessun tipo di riscontro, mentre la telefonata di Farina o Farini è veramente ricca di elementi disturbanti a tutt'oggi, quelle di Allegranti nel senso ti risultano solo a te, non è una chiamata a un comando di carabinieri o così, e sei te al centro dell'attenzione perseguitato dal mostro, non ha riscontro come cosa, cioè il mostro innamorato di Allegranti, lo chiamano l'84 al mare, che c'entra? Credo che tutti quanti, nel senso, sono passati decenni, questa cosa rimane, no? Senza riscontri, sì, quindi. È vero. Io faccio parlare un attimo a Lorenzo. No, posso dire una cosa su Allegranti? Finisci, poi Lorenzo. Allora, so che Allegranti, praticamente subito dopo questo fatto, a parte si contraddice anche sulla testimonianza sulla scena del crimine, perché dice di essere entrato in macchina mentre gli infermieri, gli altri che erano lì, dicono lui è l'autista e quindi non ci faceva niente in macchina. E poi praticamente racconta nell'84 ai carabinieri di Rimini che ha ricevuto circa in due anni una dozzina di telefonate. Esatto. E quando i carabinieri di Rimini chiedono il riscontro al carabinieri della caserma dove lui praticamente abita, loro dicono che non è verbalizzato niente di tutto questo. E tra l'altro lui dice che addirittura i carabinieri gli avevano detto ogni volta che lui avesse ricevuto una telefonata doveva andare da loro e verbalizzare la cosa, invece di verbale non c'è neanche uno. Non l'ha fatto. Lui dice la prima, addirittura fu la prima telefonata che ha ricevuto prima all'ospedale, poi la sera che ci fu i funerali. Esatto, la sera dei funerali o il giorno dopo. No, la sera stessa. La sera stessa. Prego Lorenzo, prego Lorenzo. Sì, della ricostruzione abbiamo parlato molto, no? Questa sera penso che abbiamo sviscerato un po' tutti i dettagli, però non siamo arrivati all'argomento topico di questo delitto, che è quello che più interessa un po' tutti i forumisti, i mostrologi, cioè la famosa segnalazione sul delitto di Signa. Cioè, dopo questo delitto di Baccaiano sarebbe forse arrivata una segnalazione anonima, che poi non si è mai dimostrato che sia esistita effettivamente, su un anonimo che a un certo punto indirizza gli inquirenti su un delitto che è avvenuto il 21 agosto del 68, quindi torniamo sempre lì, no? Andatevi a rivedere il processo di Perugia, e qui c'è il famoso dibattito... Il cittadino amico. Come? Il cittadino amico. Del famoso cittadino amico, quindi forse, poi non so... Io ho una teoria, perché non la voglio dire, perché l'ho già detto... No, perché siamo in chiusura... No, vabbè, sapete chi è stato per me a mandare? E quindi
No, 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 sì, Blasco, dice Blasco, il figlio, no, è stato uno fu della... visto anche qualcuno con una maglia a righe, vero, su Abbaccagliano, tra l'altro. Come, scusa? Fu visto uno con una maglia a righe sulla strada, Abbaccagliano, da questo. Sì, sì, questo sì, è quello che poi si buttò nel fosso, mi pare, sia quello. No. Un altro? È uno che l'aveva ricevuta dalla moglie, la maglia a righe. Ti dovrebbe... scusate, devo assolutamente aggiungere una cosa, visto che menzionate Salvatore Vinci, che come sapete Convertendo, l'avete evocato implicitamente. Salvatore Vinci, a parte gli avvistamenti, le sempre difficilissime connessioni con questo personaggio, con i luoghi del delitto, voglio, perché mi interessa veramente come ogni pista si sviluppi, voglio segnalare come Andrea Ceccherini, in uno dei suoi tantissimi meritori interventi geniali sul caso, per quanto di parte Salvatore Vinciana, sempre dei contributi veramente utili, ora non mi ricordo se era, penso fosse Ada Perini o Rosina Massa, le confondo sempre, comunque ha trovato che in quel periodo la compagna di Salvatore Vinci aveva trovato alloggio presso una casa, e questo è documentato, che era, cioè, grottescamente vicina al luogo del delitto. È un piccolo aggancino, visto che si toccava questa, io non sono Salvatore Vinciano, però mi ha colpito, perché io mi chiedevo, la prima cosa che ho detto, insomma, non è vero, non è, te la sei inventata, invece mi ha confermato proprio questa cosa, l'abbiamo letta, loro vanno sul campo, chiedono alle persone, l'hanno fatto bene anche a Vicchio e li ringraziamo da Paccianisti. E per quanto riguarda Baccaiano, Salvatore, che c'è questo avvistamento della maglietta riga, è veramente fumoso, veramente un che po' c'è anche a Zogoli, tirato. Sì, ecco, bravo Lorenzo. Poi mi qualcuno integri. Dice che l'armadio, il guardaroba è ben poco fornito, no? Perché poi a distanza di un anno, due delitti, sempre la stessa maglia, però vabbè, qui facciamo anche un po' di ironia. Per... In più, insisto, Andrea avrebbe riscontrato, anche la Catiuscia ovviamente, avrebbe riscontrato che la compagna di Salvatore aveva preso alloggio in quella zona, non so se subito prima, subito dopo, comunque in concomitanza, ma è una rispondenza, io ci so, mi interessano queste rispondenze geotopografiche, anagrafiche, dove, che veramente risulta che confermata, si trovano spesso, è ancora scioccante, dici accidenti, che coincidenza del cazzo, scusate la parola, dice, però veramente cogente, stringente, scusa. Comunque volevo fare una domanda, no? Mancano due minuti poi chiudiamo. Benissimo. Prego. Ah no, dicevano che molte volte questa presunta segnalazione anonima viene sempre vista in una chiave sola, cioè il mostro che vuole segnalare su un delitto che non è il suo, no? Quindi, però io penso che esiste anche un'altra possibilità, che il mostro possa aver rivendicato un delitto suo, no? Perché molte volte si dice, sì, ma il mostro che cosa fa? Depista sulla pista sarda, cioè invia gli inquirenti su una pista fasulla, e quindi sa benissimo che lì c'è un condannato che è Stefano Mele, quindi faccio la segnalazione, così tutti si piomberanno sulla pista sarda, io sto bello e tranquillo. Però secondo me c'è anche un'altra possibilità, che spesso accade, cioè il mostro vuole rivendicare un delitto che è il suo. Certo, cioè, per me succede su tutti gli omicidi, specialmente quando ci sono altre persone in galera. Vuole dire anche questo un mio delitto. Che poi, sono stato io e non loro. E non loro. Che poi molte volte si dice sì, però è un depistaggio perfetto perché poi andranno tutti sulla pista sarda, però diciamo una cosa, che dopo il delitto di Giogoli la pista sarda perde molto credito, tanto che è vero che si creano due piste, no? I carabinieri e la rotella continuano sulla pista sarda, polizia e la procura va sostanzialmente a indagare su altre cose. E perde talmente credito che restano Mucciarini e Mele. Mucciarini, Mele, poi ci sarà Salvatore Vinci, però non è vero che sono rimasti 10 anni solo sulla pista sarda perché c'è stata quella segnalazione. No, vabbè, certo. Prendi il microfono. Non dimentichiamo uno straccio intriso di sangue e di probabili tracce di polvere da sparo che non viene analizzato. Non voglio dire che era, che non era l'antimonio, me ne ma frega è quello nulla. Famoso che sto aperto. No, a Salvatore Vinci gli viene trovato uno straccio con delle macchie di sangue presunte, con delle tracce di sparo presunto. Ma si continua a presumere perché quello straccio viene messo in un cassetto e ce ne dimentichiamo. Ricordiamo, stiamo indagando di mostro di Firenze, che chi mi dice la pista sarda nell'84 era il non plus ultra, e allora perché si sono dimenticati sto straccio? Ma non solo se ne sono dimenticati, l'hanno messo perché quando gli viene chiesto dal giudice istruttore, dicevo, ma voi avete sequestrato uno straccio se così? Sì, alla prova. E allora, ma figurati se uno che fa l'assassino si tiene una prova del genere in casa. È chiaro che quello non è
una prova. Dice, ma allora la domanda gli farei, ma allora che cavolo ci andava a fare le perquisizioni? Esatto. Tanto che ci trovate a che cosa? No, è chiaro che nessuno si tiene in casa nulla, perché gli andava a perquisire? Quindi dov'era sta pista sarda già nell'84? Vabbè, se per questo c'è anche qualcuno che gli è stato trovato 175 proiettili a calibro 22 serie H e una calibro 22 Beretta Long Rifle. Vabbè, però. È Gian Piero Vigilanti o Filippo Neri Toscano? però non è la stessa cosa. Un certo CPV. Appunto. Però diciamo che in Toscana erano molti possessori di Beretta, sì, molti possessori di Winchester, ma anche di Benedetto Uomo. Ma se ritrovi una pistola, un calibro 22, 175 proiettili, ma non è illegale, 22, non è illegale, comunque è un'arma denunciata, registrata, Cribio, quindi... ma lo stai perquisendo. Se la trovi una provettina di sparo, falla, capperi, cioè, ma lui no, ma lui no, capito? Cioè, c'è... no. Ammetti che hai spento il microfono apposta. Il nonno di Bernardo, si può dire? Aveva una calibro 22, quindi... Bernardo, allora scusate... No, la vergogna era che era un guardiacaccia. No, ecco. No, essendo io animalista, cioè, per me la cosa grave era... Esatto. Gino Bruni era guardacaccia a Vicchio e diceva una 22. Fermi tutti, la trasmissione è finita. Ciao a tutti. Allora io ringrazio tutti quanti, ragazzi. Daniele, comunque, Porto Stanco. Anch'io sono finito stasera. Ecco, la trasmissione è finita, vi ringrazio tutti quanti. Se mi fate salutare, poi dopo possiamo parlare quanto vogliamo. Francis Trinipede alla mia sinistra, Bernardo Puliti, Lorenzo Mencaccini, Riccardo, detto il servo pastore, e Vera Grisman, Luca Mirri, ok, e Valerio Scrivo, il buon Daniele Bronzi. Noi vi aspettiamo giovedì prossimo con Baccaiano Bis, Blasco Zanetti, e ovviamente vi aspettiamo il 26 per la mitica cena, per la conferenza di Valerio e Daniele. E niente, settimana prossima ci sentiamo due volte. Ecco. Ciao a tutti, arrivederci al 26. Buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte.